Grazie, grazie ad Elisa che è venuta qui a Bari da Planar. E questo è l'ultimo incontro del primo ciclo di presentazione dei membri del comitato scientifico di Planar e dell'attività di Planar, in qualche modo. Sono delle preview di quello che è, su quello che è e sarà Planar, sempre in maniera più complessa e densa. Io non ho molto da dire, se no ringraziarvi della vostra esperienza. Non vedo adesso, voglio davvero ascoltare Elisa perché è un incontro che mi interessa molto, come gli altri, però sono molto curioso di ascoltarti e ti ringrazio ancora. Grazie a voi. Innanzitutto vorrei ringraziare tutti per essere qua, per me è un grandissimo onore essere a Bari e non capita spesso di poter tornare in Italia per parlare della nostra esperienza come FOM, l'istituzione che rappresento in questo momento, ma anche per quanto riguarda la mia esperienza personale, quindi sono molto felice di essere qui e mi sembra un progetto meraviglioso da supportare, una grande cosa. Il mio nome è Elisa Medde. Il mio ruolo per quanto riguarda l'istituzione FOM è di Managing Editor per la rivista FOM Magazine, che potete vedere qua sopra. In buona sostanza io mi occupo di creare, mettere insieme, seguire tutti i contenuti del FOM Magazine, dal momento del concetto fino al momento in cui la rivista va in stampa. Come attività accessoria mi occupo anche insieme con i curatori del museo, della programmazione del museo, delle attività collaterali, il DNC, che è una fiera barra festival che noi organizziamo ogni anno da 3 anni, questa è la terza edizione, a settembre ad Amsterdam, più tutta una serie di piccoli progetti accessori, diciamo che all'interno della struttura io mi occupo dei contenuti. In questa presentazione oggi vorrei parlarvi del museo, del FOM e in secondo luogo di quello di cui mi occupo io nella specie, cioè del FOM Magazine. Sono due realtà che coesistono, ma come avrò modo di spiegare tra poco, sono anche due realtà abbastanza distinte, come tanti dei progetti intorno al FOM. FOM vuol dire fotografia Amsterdam, infatti si legge FOM, come sentite, non FOM, un po' l'inglese in realtà è più letterale. Ed è un progetto che, è un museo, che si trasforma in un museo, si trasforma in una galleria, in un'attività di talent scout, in un magazine, ha tante declinazioni, però come, diciamo, come core, come madre, come diritto madre, nasce nel 2001 ad Amsterdam ed è una fondazione privata, non è un'istituzione pubblica. È un progetto che è nato nel 2001 per grande forza di volontà di un gruppo di fondatori, uno dei quali è colei che è ancora il direttore della struttura, Marius Krein, e un gruppo di altri quattro personaggi di Amsterdam che ruotavano intorno al mondo della fotografia. Marius Krein, come è ancora il nostro direttore, si occupava a quel punto ancora del WordPress Photo, e ha diretto il WordPress Photo per un buon numero di anni, poi si è occupata di agenzie fotografiche e poi ha deciso di fondare il FOM. Un altro personaggio molto importante nella creazione del FOM è stato Paul Huff, grandissimo talent scout olandese, una persona molto famosa in Olanda, purtroppo è venuto a mancare qualche anno fa, e lui è stato, diciamo così, la mente finanziaria, quello che è riuscito a trovare il modo e i soldi per aprire questa struttura. L'idea, FOM, come dicevo, è nato progetto prima ancora di sapere che ci fosse anche solo la possibilità di avere uno spazio, di avere una programmazione. Prima è nato il FOM, ed è nato con una mostra in palco. Questa è la prima cosa che è successa ad Amsterdam sotto questo nome, diciamo così, nel 2001, si era in trattative per trovare un edificio all'interno della città che potesse ospitare questa struttura. Questa cosa non succedeva,
sia per ragioni di soldi che per ragioni politiche, per altre mille ragioni, per cui i soci fondatori di questo progetto hanno detto va bene, allora facciamo una mostra in un parco. E questa mostra si chiamava Dutch Delight ed è stata organizzata a Westerpark, scusate, a Vondelpark, dovrei avere qualche... Sì, il primo numero del Fomenti, tra l'altro, era un po' il catalogo di questa mostra, è uscito un anno dopo. E niente, il risultato è stato riempire un parco di fotografie, uno spazio pubblico, una cosa per la comunità. Fu un successo talmente grande questo che in qualche modo riuscì a smuovere le acque, tanto che il comune decidette di dare a questa associazione, di dare a questa associazione uno spazio assolutamente a pagamento. Il FOAM alla sua nascita contava circa il 45% del suo budget, dei suoi fondi erano pubblici, adesso siamo nel 2014, quindi 12 anni qualcosa fa, adesso siamo intorno al 25% di fondi pubblici, tutto il resto sono fondi privati, è autofinanziamento, insomma, sono soldi pubblici. Cosa succede nel 2001? Tra il 2001 e il 2002 il comune decide di dare un palazzo al centro di Amsterdam, un canale che si chiama Kaisergracht, in cui c'era prima il museo della grafica, il museo della grafica editoriale, se non sbaglio, che era una sorta di museo, però faceva parte di una corporazione, quindi c'erano tanti uffici, delle sale che venivano aperte al pubblico, poi venivano chiuse, insomma una cosa che non funzionava. E il comune era proprietario dello stabile e decide di darlo al fondo per un affitto che continuiamo a pagare e lì si è partiti immediatamente. L'idea che stava dietro questo progetto, diciamo così, era di dotare Amsterdam di un centro per la fotografia contemporanea, che fosse sì un museo, ma che non avesse la struttura rigida, un museo nel senso storico del termine, nel senso classico del termine. Amsterdam è una città che conta fior fior di musei, c'è lo Stedelijk, c'è il Rijksmuseum, sono tutte istituzioni con una grande storia e con una identità ben precisa. Lo scopo del FOAM era di creare una forma ibrida che fosse a metà tra una galleria, tra un centro di documentazione, un museo, qualcosa di diverso, diciamo. E ha mantenuto questa struttura in divenire. Questa è una slide che fa parte del primo brainstorming, di quando poi è stato creato lo stock dell'associazione. Il fondo doveva essere aperto, doveva condividere conoscenza, doveva essere un punto di incontro, doveva essere internazionale, doveva essere interattivo e doveva avere un'altissima qualità. Questi sono i principi fondanti, sono un po' la Bibbia al quale ci si attiene, diciamo così. E questo anche quando questo è un primo logo, FOAM NL, come se fosse copyright. Durante questo brainstorming si cercava di capire le persone che hanno creato la struttura, cercavano di individuare tutte le componenti, tutti i fattori che dovevano entrare a far parte di questa struttura, in modo abbastanza visivo, però poteva funzionare bene, avesse uno spazio pubblico, il magazine, però ci doveva essere anche il caffè, perché la gente lo trovasse un punto di incontro, doveva essere informale, doveva essere percepito come una casa, quindi non doveva avere un'apparenza anche estetica, visiva troppo rigida, non doveva includere un po' il timore dell'istituzione del museo, ma doveva in qualche modo rappresentare uno spazio aperto a tutti. È uno spazio in cui un più vasto numero di persone potessero trovare, venire ispirate dal più vasto panorama fotografico possibile. Questo è il palazzo, il primo è il palazzo bianco a sinistra, quello del FOAM, dove c'è l'ingresso. Nel tempo siamo diventati tre, sono stati aggiunti due palazzi accanto.
infatti all'interno ha una struttura un po' labirintica, perché c'è questo ingressino che è un po' piccolo e poi ci si arrampica, diciamo, su per queste scale. La struttura dei palazzi poi è tipica di Amsterdam, quindi all'interno è stato smancato tutto, ci sono delle sale molto grandi, però è una struttura che permette anche un sistema molto dinamico, perché veramente sembra di entrare in casa di qualcuno. Da fuori non è estremamente appariscente, c'è un'insegna che dice fuori e fine, diciamo, poi si scopre tutto all'interno. Nel corso del tempo il programma del museo come luogo, diciamo così, questa parte del fondo, si è stabilizzato e arriviamo ad avere tra le 52 e le 54 mostre l'anno. Questo è il ciclo, cioè in uno stesso momento all'interno di questa struttura ci sono tra le 3 e le 4 mostre, che non aprono mai allo stesso momento, sempre un po' un gioco di incastri. E nello stesso momento l'idea è di avere una mostra che faccia vedere, diciamo, un tipo di fotografia più storica, una mostra che sia dedicata a un fotografo molto giovane, sconosciuto, una mostra che faccia vedere materiale d'archivio, un qualcosa che sia un po' più interattivo, quindi anche un po' sull'area di confine tra l'arte contemporanea e la fotografia in senso stretto. Sempre più spesso ci sono sempre meno fotografie appese, incrociate dentro il museo, molte più installazioni, opere interattive, cioè molto viva, molto viva. All'interno di questi tre palazzi poi ci sono chiaramente anche gli uffici, che potete vedere in queste foto. Al primo piano, palazzo di destra, quella è la stanza in cui noi lavoriamo tutti quanti. Questo è l'ingresso del museo, che appunto nel suo ingresso ospita anche un workshop. Questa foto è del Cat Show, quindi siamo nel 2003, una mostra su Kate Moss. Nel frattempo anche l'ingresso si è espanso e le sale del museo si sono espanse. Questa per far vedere un po' come è strutturato all'interno. È molto minimal come spazio espositivo. I pavimenti sono stati molto originali, bellissimi pavimenti in legno. E poi ci sono, tutte le pareti sono finte, vengono costruite e abbattute in continuazione a seconda della mostra che c'è. Proprio c'è stato un progetto di ristrutturazione del palazzo molto importante, che ha tenuto solo le pareti portanti, gli archi portanti, in maniera tale che tutte le sale fossero adattabili e cambiabili a seconda della mostra che ospitavamo. La sala principale. Questo è il palazzo a fianco, che fa sempre parte del museo, che però già sembra uno spazio completamente diverso, è tenuto con un'impostazione classica, anche quello è stato tenuto, sembra una casa. Questa slide volevo un po' parlarvi non solo del museo, ma veramente di tutto quello che rappresenta il forum, perché una cosa qui di cui accennavamo un pochino prima. Sotto il logo FOAN, proprio un marchio di fabbrica, in realtà ci sono tante iniziative, tanti progetti che hanno tutti un ruolo ben preciso, o nel, diciamo così, declinare quelli che sono i principi fondamentali di cui parlavo all'inizio, ma anche e soprattutto per finanziare questi progetti, perché essendo una struttura che sempre di più si finanzia autonomamente o dipende da fondi privati, non abbiamo una certezza economica, diciamo così, molto spesso sul lungo periodo, anche perché l'Olanda non è un paese che ha una grande tradizione di finanziamenti pubblici per l'arte, ma in realtà sono finanziamenti molto piccoli, loro finanziano tanti progetti con pochi soldi, mantenere una struttura di questo genere ha bisogno di budget ben più alti, quindi c'era anche questo aspetto da considerare. Però diciamo, sotto il logo FOAN ci sono tutte queste cose, c'è un caffè, c'è FOAN for You, che è il dipartimento di educazione, è un dipartimento di educazione che si rivolge sia a un pubblico molto giovane, per le scuole, organizziamo in continuazione workshop, visite guidate, a tema, come mostra che ci sono tantissime attività per i bambini,
ma soprattutto tantissime attività per gli adulti, e questa è una cosa che è molto importante per il museo. E le attività per gli adulti vanno da, ad esempio, i corsi di collezionismo, collecting courses. L'idea è di sviluppare un collezionismo nuovo con i fotografi molto giovani, poter comprare delle stampe di fotografi emergenti, che quindi vengono a una cifra decisamente più abbordabile che, rispetto a un, diciamo, fotografo più affermato, al collezionismo classico. E il museo come istituzione si propone come tramite. Ci sono dei, si può imparare, uno compra magari per una disponibilità economica e dice questo mi piace, lo voglio a casa, questo in modo. Invece ci sono magari altre persone che si chiedono come si fa a diventare collezionisti, come si valuta un'opera, perché questa vale tot rispetto a quest'altra, come viene definito il prezzo. Quindi noi facciamo un sacco di corsi per gli adulti, ed è pensato un po' come scommessa qualche anno fa, invece ha funzionato, è un successo strepitoso, la gente piace tantissimo, quindi ci piace, lo facciamo. Fond Magazine, di cui parleremo dopo. Fond Lab è un laboratorio. Ogni anno viene aperta una call in cui cerchiamo di mettere insieme un gruppo di 7 ragazzi di Amsterdam, quindi di Amsterdam, basati di base ad Amsterdam, perché è una cosa che viene fatta a titolo gratuito, non paghiamo queste persone, però è una sorta di via di mezzo tra un internship e un corso, cioè viene messo insieme un gruppo di persone che vengono dalle accademie oppure dalla pubblicità, comunque vogliono essere attive nell'ambito della cultura. Queste persone lavorano all'interno del museo e all'inizio autonomamente tra di loro hanno un membro del museo che li guida, diciamo così, che è responsabile di questo progetto, però loro individuano all'interno dell'attività museale e di tutte queste attività accessorie dei progetti innovativi. Noi gli mettiamo a disposizione i fondi per realizzarli, cioè un piccolo budget, e lo spazio e le risorse. E loro, queste 7 persone, devono dire ok, noi siamo qua per un anno all'interno della struttura, nell'arco di un anno vogliamo organizzare 4 eventi a questo tema. Questo per un evento può essere orientato verso il collezionismo, un altro evento può essere orientato verso la produzione editoriale, quindi Zin James o dummy, fare dei dummy books per libri di fotografia, di qualsiasi genere essi siano, però devono fare 4 eventi. Lavoriamo con l'Accademia per mettere insieme questi gruppi di persone, è una cosa molto interessante, perché poi è vero, la pecca di questo progetto è che poi le persone purtroppo non sono retribuite, non è un lavoro, però è quanto di più vicino ci sia a un tirocinio formativo reale, nel senso che poi queste 7 persone devono tenere in piedi un progetto e si occupano del project managing, del budget, della comunicazione, del trovare le autorizzazioni, tutto, è tutto nelle loro mani, quindi quando poi al termine di questo anno generalmente sono tutte persone che riescono a trovare occupazione all'interno del museo, quello che succede molto spesso, che poi qualcuno rimanga, oppure in altre istituzioni culturali, oppure loro stessi creano altre realtà, quindi una fucina di talenti, è un progetto molto interessante. Poi c'è Fond Edition. Fond Edition è una galleria, potrebbe definire una galleria a tutti gli effetti. Nell'arco di questi 12 anni Fond ha iniziato un rapporto molto particolare con i fotografi. Tutte le persone che hanno esposto all'interno del museo, da William Klein e da William a Annecy Pandoro, fotografi assolutamente molto giovani, a tutti questi fotografi è stato proposto di donare delle stampe per il museo. All'inizio per creare una collezione, perché c'era l'idea, visto che una dei nostri capisaldi, diciamo così, dei nostri intenti più forti, quello di imporci come istituzione che scova nuovi talenti, che riesce veramente a promuovere i fotografi molto giovani, dovremmo iniziare a comprare le opere di questi fotografi. E quindi
abbiamo iniziato a proporre a loro di donare un'opera, quelli che donavano un'opera gliene venivano acquistate altre due, per formare un po' la nostra collezione. Dopo un po' ci siamo resi conto che questo stesso sistema, questa stessa tecnica, poteva essere utilizzata anche per produrre denaro, per mettere in moto un certo tipo di sistema economico. Per cui questo accordo si è evoluto in questo modo. Ci sono delle immagini che possono essere donate al museo, che fanno parte della collezione del museo, diciamo che è un dono, oppure noi le acquistiamo. Però ci sono anche delle altre immagini che possono essere stampate in tiratura limitata al di fuori del circuito della galleria, in magari in dimensioni diverse, piuttosto che su supporto diverso, fare qualcosa a parte, meglio ancora produrre delle immagini apposta che solo il FOAM può vendere, noi le vendiamo e facciamo, come si dice, la stecca para, 50-50, 50 al museo, 50 al fotografo. E questa cosa ha funzionato. Abbiamo adibito una soffitta di il palazzo di mezzo di quei tre di cui parlavamo prima a spazio di galleria, si chiama FOAM Editions, per cui i visitatori del museo possono, al termine della loro visita, salgono più in su e c'è queste due stanze in cui loro possono avere una panoramica di quasi tutti ormai i fotografi che hanno esposto in 12 anni al museo e volendo possono comprare delle foto. Un esempio, l'anno scorso c'è stata una grande retrospettiva su William Klein, abbiamo fatto anche un numero speciale del magazine, è stato un grande evento per il museo e William Klein ha donato 5 stampe, 5 immagini, sono tutte del ciclo newyorkese, immagini, alcune sono anche molto famose, in tiratura assolutamente limitata, a un prezzo stracciato per quanto viene comprato William Klein normalmente, quelle stampe sono in vendita a 500 euro l'una. Questa cosa a noi permette di fare un po' di soldi, un bel po' di soldi. Se contiamo che ci sono delle mostre al museo, magari le mostre più grosse hanno dei budget molto importanti che arrivano a 100.000 euro, ma c'è un ciclo di mostre che si chiama DRIA, che viene è dedicato solo ed esclusivamente a fotografi sotto 35 anni che non abbiano ancora un nome, che non siano del ciclo di mainstream, e il budget per queste mostre generalmente è di 5-6.000 euro. Quindi con queste piccole attività già noi ci possiamo permettere di finanziare un ciclo espositivo di questo tipo, sono proprio tante piccole cose messe insieme. FOAM FUN e FOAM FUND sono due cose collegate. Copiamo molto gli americani dal punto di vista economico perché la filantropia è una cosa molto importante, è una cosa da supportare. L'Olanda ha un sistema fiscale abbastanza illuminato per cui chi decide di donare soldi per progetti artistici o per progetti culturali all'interno del paese ha un sistema fiscale notevole. Per cui noi una delle cose che facciamo è cercare con il fund dei funders, cioè delle persone, delle istituzioni o delle aziende che donano una certa cifra minima all'anno al museo per sostenerne i progetti. Allo stesso tempo singoli individui potrebbero anche voler dire no, noi siamo semplicemente fan del museo, vorremmo contribuire ma non siamo ricchi. Allora abbiamo pensato a questa forma FOAM FUN, che poi adesso è diventata anche club, ci si è suddivisa in altre due categorie, sono praticamente delle fasce di contribuzione. Il club, la minima sono 45 euro l'anno, non è tanti soldi. FOAM FUN è un pochino di più per anno. Però diciamo, uno che decide di finanziare o di supportare, no? di far parte di questo progetto, riceve tutto un pacchetto di possibilità in cambio. Per quanto riguarda il FOAM Fund, che è il gradino più alto, diciamo così, chiaramente c'è l'abbonamento al FOAM Magazine, c'è l'accesso alle inaugurazioni della mostra quando si fa l'inaugurazione per la stampa, quindi un giorno prima di tutti gli altri tu puoi vedere la tua mostra con altre 20 persone all'interno del museo, è tutta per te.
oppure facciamo periodicamente delle cene e queste persone sono invitate. Ogni volta che c'è un'inaugurazione riusciamo ad avere il fotografo o la fotografa o il collettivo che rimane per un paio di giorni in più, allora facciamo una conferenza privata, solo per loro, un'ora e mezzo dentro al museo in cui le persone che espongono all'interno della struttura spiegano quello che fanno. Sono tutti eventi. A finire col club che appena ha iniziato con un po' il più basso, in cui abbiamo pensato potremmo creare per il club degli eventi ad hoc. È una cosa che in America va tantissimo, dicono. L'abbiamo copiata spudoratamente dal MOM, cioè siccome collaboriamo tanto con case editrici che presentano libri di fotografia nel caffè o all'interno del museo, oppure c'è tale fotografo che ha lavorato con tale musicista e c'è una musica che è legata particolarmente a questo tipo di immagini, può essere qualsiasi cosa, allora magari possiamo fare un evento pop-up una sera al museo e questo evento è solo per il phone club. E quindi sono tutta una serie di persone che dicono è bello far parte di questo progetto perché per loro è anche un'attività di networking. Magari sono persone che lavorano nel mondo della moda piuttosto che nel mondo della musica. Si cerca un po' di fare attività di questo tipo. E quindi questo diciamo contribuisce a creare giro, creare movimento. Queste sono le un po'... C'è qualcosa che manca ancora, però sono un po' le attività più importanti di cui ci occupiamo, proprio perché avere una programmazione di questo tipo e portare avanti anche una mission, in realtà un progetto istituzionale in qualche modo di questo tipo, è una cosa molto faticosa, è una cosa che però fa anche fare molti compromessi. Nel senso che una struttura del genere, per avere ragione di esistere, per avere anche accesso a un certo tipo di fondi, ha bisogno anche di un giro di visitatori che sia molto alto. Molte delle cose che facciamo, sono convinta che voi lavorate nel mondo delle immagini della fotografia, lo sapete benissimo, sono cose di nicchia, non hanno mai o hanno molto raramente un pubblico particolarmente basso, diciamo così, non si riesce mai a radunare la fiumara di gente. Quindi questa cosa ci costringe ad avere allo stesso tempo una mostra, magari di un nome molto noto, un momento dell'anno in cui c'è una mostra, come la chiamiamo le mostre blockbuster, che veramente attirano una grande quantità di pubblico, perché nello stesso momento in cui avviene questa grande mostra con questa grande quantità di pubblico, c'è contemporaneamente in due sale la mostra di due fotografi sconosciuti molto giovani, oppure un progetto di nicchia come è successo pochi mesi fa con un progetto iraniano con le foto del red light di Teheran negli anni 70. È una cosa abbastanza complicata da esporre, però se riusciamo ad affiancarlo a un progetto che invece porta un sacco di gente, allora la cosa funziona. E aumentiamo il numero di visitatori e aumentiamo il numero, la quantità di soldi, perché poi i visitatori sono biglietti, il nostro biglietto standard è €8,50 di prezzo pieno, ci sono 1000 sconti per gli studenti, per le tessere, per le cose, però quest'anno siamo a luglio, €1,50 mi è rimasto. E abbiamo appena superato i 100.000 visitatori per il 2014. Ed è stato un grande traguardo. Il nostro obiettivo è aumentare ogni anno di 8.000. Quindi noi ci siamo esaltati tantissimo quando abbiamo superato i 100.000. Poi abbiamo guardato le previsioni del 2014 e ho detto non manca ancora un sacco di roba, perché quella è tot percentuale del budget annuale che fa tutto quanto. È un grande Tetris. Questa struttura qua, diciamo così. Mi sono dimenticata di dire una cosa all'inizio. In qualsiasi momento voi abbiate una domanda o c'è qualcosa che vorreste venisse approfondita, semplicemente ditelo, perché
magari vado veloce su altre cose. No, una cosa veloce, quante persone ci lavorano? Diciamo per gestire tutte queste attività. In tutto, nel senso tutto, escluse le persone che lavorano all'ingresso, cioè l'accoglienza, siamo 25. Solo. Gestire tutte queste attività. Ok. Si lavora tantissimo, cioè ci sarebbe lavoro per altri 25. Però è uno staff veramente eccezionale. L'Olanda è un paese, quando io sono arrivata in Olanda, venivo da una decina d'anni di precariato spinto italiano, mi sembrava di essere arrivata nel paradiso terrestre, vedevo il phone e dicevo, oh, questa cosa è meravigliosa. Invece per gli olandesi il phone, no, stai scherzando, il phone, ma è lavoro come uno schiavo, impazzisce troppo e troppo. Effettivamente sono dei ritmi decisamente sostenuti. Ognuno ha il suo ruolo, ma in realtà ognuno è in grado di coprire più ruoli. Magazine, ad esempio, sono io, adesso da sola, io uno stagista, ma è un progetto di cui mi occupo da sola. FOM Edition è una persona che gestisce. Poi c'è è una struttura un po' tridente, perché noi abbiamo un direttore centrale che è Mario Luz, che è il fondatore, diciamo così, però lei si occupa ormai di pubbliche relazioni e funding. Lei è il motore dietro tutte le relazioni con le ambasciate, le relazioni, diciamo, di un certo livello che ti permettono anche di avere deals di un certo tipo. Una cosa di cui parleremo magari anche dopo, insomma, il fatto che FOM Magazine possa esistere grazie al tipo di sponsorizzazione che ha, al tipo di accordi che ha, Poi c'è un direttore artistico che si chiama Marcel Fay, che è anche un capo curatore, che si potrebbe chiamare così, e poi c'è un direttore amministrativo. E sotto queste due persone si sviluppano un po' i due rami di attività del museo. Il ramo amministrativo barra marketing barra fundraising business è più grosso del ramo artistico, perché deve essere così. Il museo ha al momento due curatori con un assistant curator, un assistente, io per il magazine, ci sono due project manager e FOM Edition. La parte creativa, tutto il resto è fundraising, ma anche gestione proprio in questo grande Tetris. Ci sono delle persone di enorme talento che stanno lì dietro e dicono che abbiamo tutte queste cose, servono 5 qui, 3 qui, 2 qui. Magari questo albergo, questa istituzione o questo benefattore in particolare è interessato a questo progetto, allora si contatta questa persona e gli chiede se è disposto a donare 5.000 euro per farci fare questa cosa. È un'attività continua. E poi ci sono tutti gli eventi per tutte le persone che noi coinvolgiamo in tutte queste cose, e siamo sempre noi, quindi il regime è alto, però è possibile, è molto gratificante. Allora, se posso aggiungere una cosa, diciamo, proprio a chiusura, diciamo, a chiusura dei vari incontri che abbiamo fatto, quello che ci eravamo dette con Elisa le prime volte che ci siamo sentiti era che quello di cui oggi avremmo voluto parlare era non soltanto una questione di, diciamo, formati da un punto di vista artistico, ma formati come soluzioni per far funzionare una struttura culturale. Quindi quello che chiedevamo, che abbiamo chiesto un po' a tutti i partecipanti, ed in particolar modo una struttura come FOM, forse fra quelle che abbiamo invitato, quella più complessa da un punto di vista delle anche offerte culturali, era quello di parlare di offerta culturale, di modelli culturali innovativi, anche da un punto di vista di quello che c'è dietro. Quindi sono molto grata, Elisa, del fatto che si parli di certe cose di cui spesso in occasioni come queste non si affrontano in dettaglio. Sapere dei numeri non è una cosa noiosa, in realtà è una cosa molto utile anche per chi lavora poi su una scala molto più piccola o a livello più
più locale, più territoriale, quindi secondo me è molto interessante anche per chi lavora in una misura più piccola a capire queste proporzioni, cioè il fatto di che più la maggior parte delle persone che lavorano si occupano di fundraising è interessante, di amministrazione è importante nel momento in cui uno decide di avviare un'attività culturale. Sì, assolutamente, quelli sono ruoli fondamentali. Poi se all'interno di una struttura chiaramente uno cerca di portare sempre un po' al suo mulino, no? Quindi diciamo noi della parte più editoriale, barra creativa, espositiva, dici sempre no, ma ho bisogno di almeno 10.000 euro di budget in più, è impensabile che riesca a fare questa cosa con questi numeri, e ti arrabbi. In realtà dall'altro lato ci sono veramente un numero interessante di persone che gli dici 10.000 euro in più, ti guardi, sei folle, sai cosa ci vuole per trovare 10.000 euro. Quindi nonostante sia un'istituzione importante, un'istituzione che ha un suo nome dal panorama internazionale, quindi insomma già stabile ed è considerata in un certo modo, in realtà abbiamo un po' gli stessi problemi di qualsiasi istituzione piccola, proprio perché siamo una realtà che non ha una base pubblica, questo fa la differenza. Io ho imparato tantissimo da questo punto di vista in Olanda, perché quando stavo in Italia e lavoravo nell'ambito museo, lavoravo per strutture pubbliche. E allora già ci si lamentava dei budget. Se penso adesso ai budget che avevamo qua, mi viene da dire datemi questi soldi e faccio quello che volete. C'è anche una gestione molto particolare dei soldi, si spacca il mezzo euro. Si lavora tantissimo con i ragazzi, si cerca di pagare i ragazzi con attività formativa, c'è tanto lavoro di volontariato anche dietro a queste cose, è innegabile, però in qualche modo è una cosa che può funzionare, è una cosa che paga. Una nuova, ci andrebbe una nuova voce là, che si è aggiunta da 3 anni e in inglese si dice pop-up spot, cioè c'è un'istituzione che fa delle cose e periodicamente prende un altro luogo fisico da un'altra parte e fa altre cose allo stesso modo, pop-up, che dura un determinato periodo di tempo. È iniziata qualche anno fa perché c'era stato proposto uno spazio, ma l'esplosione enorme è successa quest'anno. Perché ad Amsterdam ci sono degli edifici meravigliosi, una città storica, chi di voi c'è stato può confermarlo, insomma, un posto veramente bellissimo. Ed è un posto che ha anche una grande tradizione di confraternite, associazioni di categoria artistica, però non so come si possono definire, c'è la Lega dei pittori piuttosto che quella degli scultori, ma cosa che è data dal 700. E c'è un'istituzione che è molto grossa, si chiamava purtroppo, che è fallita, Felix Meritis, era la Società delle Arti di Amsterdam, aveva uno dei palazzi più belli di tutta Amsterdam, sempre su Kaisergracht, una roba enorme di 5 piani con un planetario in cima, e dentro tutto legno con delle sale da concerti, ed era la società dedicata alle arti e alle musiche. Quindi facevano concerti di musica da camera, un sacco di attività, bellissimo. Per tutta una serie di ragioni sono andati un po' in sventura negli ultimi 10 anni, tanto è successo che hanno dovuto dichiarare bancarotta nel 2014 e hanno perso il palazzo. Perché poi, torniamo al discorso prima, è anche l'Olanda, potrà esistere anche dal 700, però se è andato in bancarotta e ha perso il palazzo, ciao. Le banche l'hanno preso, fuori. Il comune ha deciso no, non possiamo fare che questo palazzo diventi un albergo o cos'è, questo già dobbiamo trovare una soluzione. Quindi la regione olandese permette un periodo di transizione per recuperare queste strutture. Che cosa è successo? Che il comune in qualche modo ha bloccato questo palazzo fino a ottobre.
di quest'anno, il momento in cui dovrebbe effettivamente andare all'asta, e a quel punto si scopre che cosa ne sarà. Però che cosa è successo? La bancarotta è successa a febbraio, a marzo loro si sono detti ci occupiamo questo palazzo, fino a ottobre, e questo palazzo è vuoto. Abbiamo questo palazzo fino a ottobre, questo palazzo vuoto. Saremo mica scemi a lasciare questo palazzo vuoto per così tanto tempo? No, troviamo qualcuno che ci faccia qualcosa. Chi hanno chiamato noi? E ci hanno detto: ci abbiamo il palazzo del Felix, privati essere capofila di una cordata, trovate altre realtà ad Amsterdam, prendete in gestione questo palazzo fino ad ottobre, non c'è budget, si apre tra due settimane. E qualsiasi organizzazione dotata di un minimo di cervello avrebbe detto no, o avrebbe cercato di contrattare quantomeno. Noi invece abbiamo detto wow, è bellissimo, inauguriamo fra due settimane. E così è stato. Abbiamo preso il suo palazzo, che ora si chiama Felix and Foam, sottotitolo Foam and Friends, e in tre settimane siamo riusciti a coinvolgere altre realtà di Amsterdam. C'è Frame Magazine, non so se conoscete, che è una realtà meravigliosa, proprio fanno anche Elephant, sono molto coinvolti con la Fashion Week, quindi è già un audience diverso un po', no? Da quello che normalmente frequenta il museo. Abbiamo coinvolto delle persone che avevano un ristorante, abbiamo coinvolto insomma tutta un'altra serie di cose, abbiamo tirato fuori una programmazione fino a ottobre. Questo perché? Perché dal nostro punto di vista come istituzione, come FOM, era un'occasione imperdibile per accrescere il network, per trovare nuove collaborazioni, per allargare il giro di conoscenze, per poter organizzare più mostre, quindi aumentare il numero di visitatori, quindi aumentare la possibilità di trovare dei partner per fare più cose, diciamo, per espandersi sempre di più. È un po'. È quasi isterico come bisogno di andare sempre avanti, però c'è sempre un po' questa propensione ad organizzare di più, a non soddisfare, non essere mai soddisfatti. E questo anche perché una delle due chiavi, ci sono due chiavi fondamentali per fare in modo che questa cosa sia possibile. La prima è collaborazione, rete. La rete è tutto. E la seconda è essere flessibili e dinamici. E fare rete in questo senso significa collaborare con il più grande numero di persone e di istituzioni e di realtà esistenti sul territorio e non possibili. Non possiamo pretendere di diventare grandi o di continuare a essere interessanti, di fare delle cose positive tenendo le cose segrete. Quello mi piace molto parlare di queste cose proprio perché è successo altre volte tornando in Italia che questo fosse l'aspetto che veniva percepito come strano, diciamo così. Invece c'è un'attitudine completamente diversa, bisogna parlare, bisogna coinvolgere, bisogna fare rete. Noi facciamo questo, tu che fai, tu che fai, tu che fai, facciamo insieme. Quanto abbiamo? Facciamo un collettone e tiriamo su una fiera. Anzine è nata così. C'è il FOA, c'è Van de Jong, che mi sono dimenticata di nominare prima, ma è diciamo, un partner in crime. È una... come si dice? Non è un'azienda, un'agenzia pubblicitaria, è un'agenzia di comunicazione, loro si definiscono, però... In realtà loro fanno, creano progetti e ne fanno anche la grafica e la visualizzazione. Ad esempio, il Foam Magazine è fatto con loro. Io mi occupo dei contenuti. E ci sono delle altre persone, un'altra persona che è un genio grafico che poi lo fa diventare il magazine. Allo stesso tempo però noi lavoriamo con Van de Jong su un grande numero di progetti. Anzine è nato con loro e con un'altra società che si chiama Platform A, che si occupa di attività di collezionismo più sullo specifico, più di un livello diciamo alto dal punto di vista monetario. E poi il dinamismo.
è una struttura che allo stesso tempo ha necessità di essere molto flessibile nella sua organizzazione, nelle sue ore lavorative, nel modo in cui vengono gestiti tutti i progetti. È un po' vero che questa cosa è molto comune nel settore culturale in giro per l'Europa, quindi non è che siamo un'eccezione da questo punto di vista. Il FOM ne ha fatto una bandiera di tutto questo. Non, chiaro, ci sono delle forme contrattuali anche lavorative che in Olanda sono molto rispettate, rispetto all'Italia c'è un abisso completamente, però c'è anche molto, ognuno mette molto del suo. Ecco, un po' un ibrido fra l'istituzione e la gestione familiare, ognuno si è sempre molto coinvolto, per cui quando si tratta di fare cose eccezionali in un tempo inesistente viene fatto senza tante discussioni, diciamo. Quindi è sicuramente una realtà molto particolare. Uno dei motivi per cui fortunatamente fino ad ora abbiamo avuto un così grande successo in 10 anni, è un'istituzione che è cresciuta veramente tantissimo, è proprio perché rappresenta un ibrido, rappresenta una cosa che non ha tanti eguali in giro per l'Europa, per il numero di progetti in cui cerchiamo di buttarci, per il modo in cui vengono gestiti, per l'attività di fundraising che abbiamo, che come dicevo prima è una delle cose veramente più importanti della struttura. È un po' un ibrido tra il modello europeo e il modello americano, questa cosa che ha delle situazioni decisamente interessanti. E poi arriviamo al Fund Magazine, che è quello di cui io mi occupo, è quello di cui posso parlare sicuramente con più cognizione di causa e dettaglio. Come accennavo prima, il Fund Magazine è nato col FOM, con due cose nate insieme. All'inizio l'idea era di fare un magazine che non fosse un magazine, ma che in realtà fosse un museo portatile. Questo è proprio il nocciolo della questione. Abbiamo creato una struttura, che è una struttura museale, una struttura che fa un sacco di cose in un posto fisico ben definito, Amsterdam. Poi ci spargiamo, facciamo tanti pop-up, però fondamentalmente noi siamo ad Amsterdam. Nel concetto iniziale, nel primo Rooms, c'era dobbiamo riuscire a fare qualcosa che permetta di portare il FOM in tutto il mondo, ovunque. Che cosa può essere? Per essere una rivista. I primi due numeri, il numero 1 e il numero 2, sono stati fatti un po' come cataloghi delle prime due mostre che il FOM ha organizzato. A partire dal numero 3 invece il format del magazine è cambiato completamente ed è diventato tematico. Cioè non più un magazine che fa da catalogo per una determinata mostra organizzata nella struttura, ma un qualcosa che vive in parallelo alla struttura. Non sono necessariamente collegate, sono collegate da un punto di vista qualitativo, perché chi compra il magazine deve sapere che è fatto dalla stessa gente che organizza quelle mostre in giro e viceversa. Però sono due piattaforme indipendenti. Questo era il numero 2, si chiamava Regie Volouf ed era una bellissima mostra sulla fotografia olandese curata da uno dei fondatori. Ah, questa è la copertina del numero 2, poi avevo anche le foto della mostra di cui parlavo all'inizio, quella fatta la prima, fatta nel parco, che era stata fatta così, perché non c'era l'autorizzazione del comune. E quindi hanno stampato tutto quanto e attaccato nei pali in giro per il parco con le didascalie e con quei numerini. Fine. C'è questa, che non è una leggenda, in realtà la racconta Rick Kessels sempre, Rick Kessels che è stato, fa parte di tutto questo dall'inizio, come potete immaginare, conoscete il personaggio. Quando l'edificio che ospita il museo era in fase di ristrutturazione, c'era il palco temporale, che copriva tutta la facciata. Ora, il circuito dei canali di Amsterdam è patrimonio dell'UNESCO, non si possono pittare neanche gli edifici delle finestre.
finestre, non si può toccare assolutamente nulla, c'è tutto molto preciso, molto burocratico, l'Olanda è molto attenta a queste cose, però c'era il museo doveva aprire nel giro di pochi mesi, intanto se facevano altre cose si diceva ma abbiamo sta facciata in bianca, non ci facciamo niente? Peccato, no? Horror va qui. C'è tutto sto spazio. Per cui chiesero i permessi al comune per allestire una micromostra nella facciata del palazzo attaccando tutte le cose nell'impalcatura. Questo è un iter burocratico che prende tempo, no? Che prende la commissione, non lo so, commissione ambiente, commissione artistica, eccetera, eccetera, eccetera. Nel frattempo passava il tempo. Per cui alla fine l'hanno fatta e basta. E due settimane dopo che avevano già smontato l'impalcatura e il museo aveva aperto, è arrivata la lettera dal comune che negava il permesso per fare tutto quello che era stato fatto prima. Per dire, ci sono state molte azioni di forza in questo senso nella storia del museo. Fortunatamente ci è sempre andata bene. Però alla fine sono sempre stati eventi che hanno permesso di creare questo nome un po' dentro Amsterdam, si sa se c'è il fondo di mezzo, un po', sai che qualcosa succede, non sembra bene cosa, però qualcosa sicuramente succede. Questo è il numero 5. Dunque, nella selection che vediamo adesso ho messo insieme un po' di numeri vecchi e poi i numeri più recenti, perché poi il magazine come prodotto editoriale ha avuto un'evoluzione negli ultimi 10 anni. È stata una cosa abbastanza statica fino al 2011. Poi nel 2011 abbiamo iniziato a ripensare un po' in maniera importante il concetto stesso del magazine e la sua apparenza. Dal numero 3 in poi, vi dicevo, smette di essere catalogo del museo, catalogo delle attività del museo, e inizia a essere un prodotto editoriale tematico. Si pensa a un tema, si pensa a una parola che possa in qualche modo descrivere questo tema e si mettono insieme un certo numero di lavori fotografici che possano illustrare questo tema. Il concetto è molto semplice. Soprattutto all'inizio si cercava di mettere insieme, all'inizio erano 6 portfolio, poi sono diventati 8 nel 2007. All'inizio erano 6 e di questi 6 ci doveva essere un lavoro storico, un lavoro conosciuto, un lavoro molto sconosciuto, assolutamente sconosciuto, un lavoro nuovo, che avessero tutti però a che fare con questo tema. Questo concetto, proprio questo modo di operare è quello che ha fatto la fortuna di Fond Magazine ed è quello che identifica Fond Magazine per quello che è, perché è veramente diventato una mostra collettiva viaggiante. Fare ogni numero è ancora in un certo senso, perché poi era un po' cambiato, però soprattutto con questo formato. Fare un numero era organizzare una mostra, era avere un concetto di una mostra, pensare di organizzarla solo che la fai su carta. E come fai a rendere l'idea di una mostra con una cosa che porti in giro? Usi carta diversa, usi la carta per quello che è, la fotografia. A noi nerd della fotografia ci piace come oggetto, è bello vederla su schermo, su tanti supporti, però ci piace vederla così, no? Avere la carta. E quindi il Fond Magazine si è stato detto, beh, ogni fotografia ha bisogno della sua carta, c'è solo delle immagini che vanno bene su coated, rispetto che carta porosa, rispetto che carta più giallina, carta più calda, carta più fredda, una grammatura 100, 120 o 130. Ci sono tante sfumature diverse. E quindi nell'idea entra a far parte anche questa cosa, ok, una piattaforma tematica, ci sono 6 portfolio diversi, ogni portfolio deve essere su un tipo di carta diversa, ogni fotografia ha bisogno del suo supporto. E qui ci ricolleghiamo un po' al discorso economico di cui si parlava prima, perché questa idea qua, che è bellissima, da un punto di vista finanziario è un'idea folle, è così insana, perché come si fa? Tra l'altro, chiaro, in questo caso erano 6,
poi sono diventati 8, ultimamente sono diventati 14 tipi di carte diversi, va rilegato in un certo modo. Mai sia che tu apri un phone magazine così e c'hai le onde, no? Non si vedono le immagini, c'è la spina al centro che blocca tutto questo. La cosa non può succedere perché è orribile, quindi bisogna lavorare su un tipo di rilegatura che ti permetta di aprire a livello completamente il magazine piatto. Questo per dire che cosa? Per dire che dietro questo concetto qua c'è un enorme lavoro di fundraising e di trattative per fare in modo che questa cosa sia possibile dal punto di vista finanziario. Come abbiamo fatto? Tenendo la produzione interamente in Olanda. Tutto viene fatto in Olanda. Cioè, i due più grandi sponsor e partner di Fun Magazine sono una cartiera è uno stampatore e rilegatore, no? Partiamo proprio dalle basi e quindi si è trovato insomma questo modo di lavorare per cui c'è il Gepa, che è come dire la Fabriano in Italia, il Gepa è per l'Olanda, loro il più grande grossista di carta in Olanda, che ci dà la carta per fare il magazine. Ora, non ce la dà completamente gratis, però ce la dà a dei prezzi che sono assolutamente competitivi. Perché? Perché loro usano il Fun Magazine come una vetrina, per uno scambio. Cioè, loro commerciano in carta, quindi hanno bisogno di progetti editoriali che facciano vedere quanto è bella la carta che loro hanno. Quindi la danno a noi, che facciamo in modo che diventi uno dei magazine di fotografia più apprezzati in giro per il mondo. E quindi magari ci danno gli scarti, oppure ci danno le prove, carte che loro vogliono mettere in commercio e che ancora non sono in commercio. Dicono, abbiamo questi tipi di carta qua, cosa ci potete fare? E quindi periodicamente c'è una bella sera negli uffici che noi abbiamo tutte queste carte, diciamo, se ci può mettere questo, quest'altro, è un buon gioco, legato, bellissimo. Però questo ci permette di esistere. Allo stesso tempo lo stampatore rilegatore dice ok, allora io lo metto insieme, è una bella sfida per un rilegatore ogni volta fare una cosa che ha sempre lo stesso formato, sta sotto un certo peso e si apre secondo un certo tipo di standard, non è facile, per cui anche loro sono entrati a far parte del progetto e hanno tirato fuori la rilegatura che poi ci contraddistingue. Che permette veramente di avere un magazine super flat. Anche loro usano il Fun Magazine come vetrina, come loro hanno diritto a 150 copie per un numero, se non sbaglio, che possono andare in giro e usare come PR, sì. Semplicemente. Tanto che adesso il nostro stampatore, che si chiama Lecturis, sta diventando un editore, perché funziona. È chiaro che questo non è che sia un modello privo di intoppi e che funziona alla perfezione, è una cosa di venire, non è assolutamente facile gestire un equilibrio di questo genere ed è comunque un equilibrio che ha dei costi, però è un modo possibile, nel senso in qualche modo riusciamo a farlo. È anche una cosa che voglio dire da subito a scanso di equivoci. Non si diventa ricchi facendo il Fun Magazine nel modo più assoluto, anzi, è una cosa no, che uno fa perché mi piace tanto fare, però se la vedete nel contesto di tutte le attività del museo e della struttura, questo è un biglietto da visita, sì, questo vale più di qualsiasi campagna acquisti, campagna pubblicitaria o altro, perché se noi riusciamo ad avere un appuntamento con un potenziale fundraiser da qualche parte al quale vogliamo chiedere aiuto finanziario, come gli facciamo vedere quello che facciamo? Certo. Con questo, quindi in qualche modo cerchi di finire a paga, insomma questo è un po' come viene fatto. E il fatto di combinare carte diverse, fotografie di tipi diversi, si combina col design, è veramente una grande unione di... Grazie,
una grande unione di intenti, perché poi ognuno ha il suo ruolo e ognuno deve fare in modo che questa porzione di ruolo diventi assolutamente fondamentale. In questo numero che si chiamava Near, vicino, chiaramente c'era un portfolio di immagini della NASA di Marte, no? Perché come fai a vedere il lontano vicino? Minimo. E quindi questo l'ho incluso, diciamo così, per far vedere diversi modi di mostrare la fotografia. Poi si cercava di fare di mostrare un tipo di materiale che poi è materiale d'archivio, è materiale scientifico, materiale del report della NASA, cercare di riportarlo a un livello visivo, molto più semplicemente, apprezzare le immagini per quello che erano, per cui delle griglie molto intense, e per una volta, questo era stato proprio un momento di transizione, perché poi questo è stato uno degli ultimi portfolio che ha avuto le immagini con le didascalie. A un certo punto si è deciso che non ci dovessero mai essere parole intorno alle immagini, con magazine, e che lo spazio per le immagini dovesse essere spazio per le immagini e lo spazio per i testi, didascalie, elenchi, qualsiasi cosa dovesse essere separato e dovesse venire dopo, soprattutto, non prima. E se tu metti un testo prima relativo alle immagini che poi vedrai, quel testo inquadra tutto quanto, no? Perché tutto in una certa prospettiva, invece lì era, noi dobbiamo fare esattamente l'opposto, uno deve vedere le immagini, mi piace o non mi piace, non si fa un'idea quello che è, e dopo, se vuole, può avere delle spiegazioni in più. Quindi, diciamo, poi è cambiato in questo senso. Questo numero è un numero che amo molto, si chiama Meanwhile, ed è del 2008, ed è stato fatto in un momento in cui stava esplodendo tutto, Goldman Sachs, dovessi crollare tutto. E quindi noi ci siamo chiesti, io a quel punto collaboravo con me, veramente da lontano, ho fatto parte del team che produceva Ximo. Però la domanda che stava dietro questo tema in particolare era, Meanwhile vuol dire nel frattempo che succede tutto questo, l'attesa, no? Perché poi sembrava che tutto il mondo stesse crollando, le banche, supporta le banche, crolla l'economia, un disastro, succederà la catastrofe, però in realtà la vita va avanti, in realtà c'è gente che si alza di mattina a fare cose, c'è una bellezza, sono un sacco di cose, quindi è stato fatto questo numero, sì, nel frattempo, un numero sull'attesa, un numero che ha un volto, e che include al suo interno un portafoglio di Yamamoto, che ha anche una storia eccezionale, però non so se avete mai visto il suo lavoro, come se fosse una collezione di cartoline, però il libro è meraviglioso, è un grande formato che è fatto in maniera tale che si vedono le cartoline come se fossero appoggiate, è stampato, però hanno tutte un'ombra in maniera tale che come se fosse una composizione su un tavolo. E noi abbiamo cercato di riprodurre questo effetto del libro, che è stampato su questa carta, una cosa bianca molto grossa, con dei fold-up a cartella che si potesse riaprire. E dovesse essere un po' una scoperta, no? Questa era un po' l'idea che volevamo trasmettere. Per creare il portfolio di Phone Magazine è molto bella questa cosa, veramente le pagine sono un limite, però all'interno in realtà ci sono delle griglie di composizione, per carità, però è tutto molto aperto, sono molto pochi portfolio che chiamano in cui si vede magari un'immagine per pagina, ci sono chiaramente, però si cerca sempre di reagire. Ecco, quello che facciamo quando pubblichiamo un portfolio è di reagire alle immagini. Molto spesso, specialmente quando abbiamo a che fare con nomi più affermati, le fotografi, anche giustamente, sono molto gelosi del proprio lavoro, no? Fatto questa cosa, rappresentata in questo modo, lì inizia un po' la battaglia.
perché molto spesso noi invece diciamo sì, è bellissimo, è meraviglioso, però si può presentare anche in questa modo qua. Si cerca sempre un po' di reagire, dare un'interpretazione nostra, sia come sequencing, con la sequenza delle immagini, che col modo in cui poi le immagini vengono messe. Un'altra caratteristica del Phone Magazine è sempre stata che ogni numero ha un titolo diverso, però ogni numero ha anche una tipografia creata appositamente. Cioè ci sono dei caratteri, delle font che sono sempre le stesse, che sono quelle dei testi, che deve essere leggibile, quella è la base. Però poi ogni tema deve essere rappresentato in qualche modo graficamente. Per cui questo è anche il ruolo di Van de Jong, i grafici, sono sempre dei ragazzi dell'Accademia che lavorano con loro, si occupano ogni volta di creare un nuovo modo di rappresentare quel determinato titolo. Questi tre sono un po' vecchiotti, però secondo me non sono molto rappresentativi. L'ultimo a destra era Construct, ed era un numero che aveva a che fare con la fotografia costruita, con la messa in scena, no? Con le cose assemblate, e per cui si è arrivati a finire a comporre la scritta. Ricordate come si faceva con la carta? Poi si faceva con la linea, no? La carta delle gomme, delle chewing-gum. E così costruita tutta la scritta, fotografata, costruiti tutti i titoli in questo modo. Meanwhile erano gli scarabocchi al telefono. Vedete, c'è il blocchetto a fianco al telefono, no? Nel frattempo scarabocchi è nato così. Il talent, quello era il primo talent, il numero 12. L'idea qual era? Dobbiamo scoprirlo il talent, no? È qualcosa, il talento, cos'è? Nessuno è in grado di definirlo, però in qualche modo il nostro ruolo, perché diciamo che vogliamo questo ruolo, quindi è il nostro ruolo tirarlo fuori. Allora, quello che fai con le matite quando metti la carta sopra le monete, no? Si tira fuori un'idea molto semplice. Sono tutte idee molto semplici che però secondo me potevano aiutare, diciamo così, a introdurre un determinato tema. Quello di cui ho parlato fino ad adesso è andato avanti fino al 2011. Nel 2011 sono stati 10 anni di forum. 10 anni in cui ci sono state fatte tutte le cose di cui parlavamo prima. Per cui c'è stato un anno, tutto il 2011 è stato dedicato a celebrarci. Semplicemente. È stato l'anno in cui è stato organizzato questo grande progetto che si chiama What's Next, e in cui ci chiedevamo What's Next, che è una cosa che in Photoland ha suscitato molto dibattito, perché poi, no, sai, il dibattito è finito, la fotografia è morta, no è viva, no è digitale, no è l'analogico, no le stampe, no le cose. Invece per noi era What's Next, nel senso mo, che facciamo? Dove andiamo? Che non andiamo a parare? E quindi abbiamo organizzato, a quel punto, sono molto felice di dire che ero già parte attiva di questa cosa, e abbiamo organizzato un anno di eventi. Durante tutto l'anno abbiamo iniziato a chiamare tutta una serie di persone con la quale avevamo collaboratato nel corso degli anni, dai curatori, direttori di musei, critici, fotografi, tutti gli amici, diciamo così. Mettiamo tutti insieme e facciamo tutta una serie di eventi durante tutto l'anno in cui discutiamo come stanno le cose, come va, quali sono gli sviluppi o quali sono le cose su cui invece vale la pena di lavorare. Quindi abbiamo individuato dei temi. Independent aveva a che fare con l'indipendenza, quindi sia il self-publishing, a quel punto c'era self-publishing Happy che era attivo da un anno e mezzo, due. Stava per esplodere, era già quasi esploso, ma c'era un grandissimo fermento di editoria indipendente per quanto riguarda il libro fotografico. Poi, voglio dire, negli ultimi 4 anni anche non mi sono così successo. From Here Online, come ci rapportiamo con la piattaforma in rete, cioè non il digitale come supporto, perché alla fine quella
la nostra posizione, che condivido in pieno, è sempre stata un po' una domanda retorica, nel senso usi un sensore piuttosto che una pellicola, una scelta individuale, non ci abbiamo mai filosofeggiato troppo. Però la piattaforma invece è importante, perché la piattaforma cambia tutto. E prima avevi uno spazio espositivo, o un libro, o un magazine, o qualcosa di fisico, invece adesso hai qualcosa che è ovunque, in ogni dove, nello stesso momento. Boom, wow. Le immagini moltiplicano, ma moltiplica la tua percentuale che le tue immagini siano viste, quindi questo cambia i metodi di produzione, se li possiamo chiamare ancora così, ma anche i modi di fruizione, i modi di collezionismo, i modi di collezionare le immagini, cambia tutto. Curating the space aveva a che fare con la curatela. Come va con l'istituzione museo? I musei sono ancora in grado di stare al passo con quello che sta succedendo? Riusciamo noi stessi a fornire visibilità alle cose come stanno adesso, o è sempre un po' un requiem in cui fa vedere le vecchie glorie, qual è la nostra posizione? Poi magazine, chiaramente, next generation, che era un po' la cercare di trovare una risposta a che cosa verrà dopo. E poi c'era Technology Matters, perché ci chiedevamo allo stesso tempo, è vero che il digitale di per sé non ha tutta questa grande importanza secondo noi, però la possibilità tecnologica che si porta con il digitale, quindi sì, è molto interessante. Pensare anche ai progetti più recenti che hanno fatto uso di droni, o la fotografia dall'alto, insomma i progetti dell'MIT per cui tiravano fuori queste macchine che potevano fare delle immagini a risoluzione infinita, qui un'immagine sola può diventare un progetto molto più esteso. Tutte queste domande, diciamo, ci sono poche risposte e tantissime domande, però è stato un anno in cui ci siamo confrontati con tantissimi esperti proprio per cercare di fare un punto della situazione. E finito quest'anno siamo detti bene, bello, è stato bellissimo, abbiamo messo tutti i contributi e i contenuti di quest'anno in rete, il sito è ancora... è ancora visibile in rete, tutto là, e poi ci abbiamo fatto un numero speciale del magazine. E questo è stato il primo numero speciale di Form Magazine in 10 anni, il primo numero che non ha seguito il solito formato, ma è stato un momento in cui il magazine è ritornato dentro il museo, dentro l'attività del museo, e ha detto bene, no, a questo punto facciamo una cosa speciale che mostri tutto quello che abbiamo fatto nell'anno. Purtroppo non ho una copia qua. È visibile in rete, tutti i nostri numeri sono incampati su Issue, una piattaforma per vedere i magazine online. Il magazine ha la stessa struttura dei capitoli che abbiamo avuto durante l'anno, più 5 micro portfolio, cioè abbiamo chiesto un numero di un esperto per continente di tirar fuori un nome solo, che secondo lui o secondo lei poteva rappresentare la novità. E poi abbiamo collaborato con altri 7 magazine in giro per il mondo, tra cui a quel periodo c'era ancora Phantom, Francesco Zanotti, purtroppo Phantom non viene più pubblicato, però l'idea era, vediamo 16 pagine, un portfolio, hai 16 pagine, fanne quello che vuoi, mandaci il PDF e noi lo pubblichiamo. E c'era Waterfall, c'era Phantom, insomma è stata una carina, e poi tutte le interviste, i dialoghi, insomma è stato un numero particolare con un sacco di testo e pochissime immagini, e da quel punto abbiamo iniziato a interrogarci sull'idea se non fosse il momento di modificare un po' il formato del magazine e fare qualcos'altro. I numeri immediatamente successivi sono andati un pochino più sul tradizionale, questa è la ref, l'idea era la referenza, lavori di fotografi che si occupano di che si riferiscono a qualcos'altro, sia cioè nelle arti visive piuttosto che nella letteratura. Non ho incluso, accidenti a me, delle immagini di questo numero, un numero che amo tantissimo. Isaki Hara è un fotografo giapponese che ricrea fotografie e quadri di Baltus, ad esempio, che come base è una roba che di per sé non dice niente, in realtà tira fuori delle immagini che sono veramente eccezionali. Onorato Krebs, duo svizzero che sta prendendo sempre più piede in giro per l'Europa.
abbiamo pubblicato questo intenso numero, un portfolio dal primo libro che abbiamo fatto, si chiamava The Great Unreal. Magari dopo se c'è una... Ah no, dopo abbiamo il portfolio, quindi sì, non credo di poter far vedere qualcosa, se no divertiamo un prezzo. Allora, ho fatto il road trip americano, però ricostruendo, rifacendo delle immagini in cui si rifanno l'immaginario del road trip degli anni 70, in realtà è tutto finto e fatto adesso. Un lavoro molto, molto particolare, Victoria Vinchko è russo-tedesca e lei si occupa delle immagini della stampa, il suo portfolio sono dei fotogrammi ingranditi, delle facce, dei bodyguard nelle foto istituzionali dei presidenti della Repubblica, della Repubblica, insomma, politici, ecco, ci sono sempre, no? Il Papa, tanto anche il Papa. Queste foto in cui c'è il potere, che è sempre al centro dell'immagine, e poi dietro questi bodyguard che guardano in giro. Lei ha preso i particolari delle facce dei bodyguard, ci ha fatto un libro intero, che io adoro. Ed Ruscè, il grande nome. Stan Douglas, il lavoro sull'Angola. Michael Schirmer, questo è un lavoro spettacolare. Lui è tedesco. Il lavoro che abbiamo pubblicato qua sarebbe da vedere, sono in realtà dei quadrati neri, non sono foto, sono didascalie che parlano di foto, cioè c'è un quadrato nero in cui c'è scritto Einstein sticking his tongue out, oppure giri pagina, c'è un quadrato nero in cui si dice could the prisoner looking like a Christmas tree, oppure e pagina woman dressed in white with her gun going up. E lui si interroga su quello, sull'effetto che hanno le immagini, sulla referenza e sulla traccia che lasciano nella memoria, non hai più bisogno di vederle dopo un po'. Se dico Einstein sticking his tongue out, questo ridete, certo, sapete benissimo di che parlo, fatto un lavoro su questo. Alex Brege, che è quella che vediamo in copertina, che è un fotografo americano, lei lavora sulle immagini degli anni 50, quindi crea questi toni e queste visioni molto cinematografiche, diciamo. Tahir Batai, che è un fotografo palestinese, non è il momento più ad hoc, lui si rifà ai coniugi Becker, conoscete le tipologie dei Becker, no? Il silos dell'acqua piuttosto che la fabbrica, piuttosto che il palazzo. E lui ha fotografato tutti i checkpoint del muro di divisione con lo stesso sistema, facendoci delle griglie, quindi è un lavoro abbastanza concettuale, fa un po' parte della scuola Palitrad, quel un po' un modo di intendere il documentario e anche la testa sociale. Questo è il tale, del 2012. Tutte quelle attività di cui parlavamo prima, io prima dicevo, noi vogliamo fare il talent scout. Uno dei modi in cui facciamo il talent scout è dedicando un numero del magazine ogni anno solo a giovani fotografi. C'è una call, un concorso, non è un concorso, perché veramente non ci sono vincitori, è una selezione di massima. Noi apriamo questa cosa a gennaio e diciamo, hai 18-35 anni, vuoi farci vedere il tuo lavoro, vuoi far parte di questo numero particolare di quest'anno, mandacelo. C'è un costo per partecipare a questa cosa, c'è una fee di 35 euro, era 30, ancora una volta era 35. Di tutti i portfolio che ci arrivano, noi ne scegliamo 16, quest'anno il numero è andato in stampa avantieri, 21, e ci facciamo un numero speciale. L'idea qual è? Di rappresentare ogni anno che c'è in giro. Come va, quali sono le tendenze, le nuove scoperte, cerchiamo di scoprire nuove cose. È una cosa bellissima ed estenuante allo stesso tempo, perché viaggiamo intorno ai 1500-1700 iscrizioni per anno. Questo significa che quest'anno sono state quasi 1500, abbiamo fatto, a ogni fotografo viene chiesto di mandare due serie con un massimo di 20 immagini, abbiamo fatto un conto di massimo, abbiamo visto 22.000 immagini.
in 3 settimane. Quindi è abbastanza estenuante, però è meraviglioso perché arrivano portfolio da tutto il mondo. Bahrain, quest'anno abbiamo avuto Bahrain, sì, cose meravigliose proprio. E noi li guardiamo tutti e cerchiamo di mettere insieme un numero del Forbes Magazine. Quindi anche il modo in cui selezioniamo queste immagini, questi portfolio, è pensato al magazine. Questo è fondamentale perché tu guardi tutte queste immagini. Chiaro che c'è una prima scrematura che è tutto quello che non ti piace, ok? Scendi giù. Poi si arriva al nocciolo di dei lavori interessanti e magari ci sono dei lavori che li guardi e dici questi sono perfetti per una mostra, oppure questi sono perfetti per fare quest'altro tipo di attività, oppure questi li possiamo stampare. Quindi c'è una selezione che va a finire sul magazine, ma in realtà tutti gli altri vengono a far parte di quella enorme banca dati che sta dentro al museo, che è un po' il nostro pozzo di San Patrizio da cui tiriamo fuori tutte le cose quando vogliamo fare degli eventi. Un nome leggende è italianissimo, è Lorenzo Vitturi, che lui ha mandato il suo lavoro per la prima volta al Talent l'anno scorso, in ritardo tra l'altro, però l'ha mandato e noi l'abbiamo visto e l'abbiamo scartato. E abbiamo detto, vabbè. Poi però continuava a ronzare in testa a noi editor, per cui siamo in 5 a fare la selezione, ci sono io, ci sono i direttori del FON e Van de Jong, diciamo tutti insieme, e il grafico, Hamid Sallali, grafico straordinario. Ci continuava a girare in testa finché ci siamo innamorati del progetto, è andata a finire che Lorenzo ha avuto la mostra al FON, che è stata un po' la prima mostra importante che lui ha fatto, la campagna per Ansin, intanto adesso Lorenzo fa il lavoro con Martin Margiela e sta lavorando tanto, quindi è il primo momento in cui è stato nominato il suo lavoro, era stata l'incolpa per un numero per il quale non è stato selezionato, quindi è più larga di quello che mi sembra. Però quelli che vengono selezionati hanno un portafoglio nel magazine, un testo critico di accompagnamento, negli anni scorsi era un'intervista che faceva sempre Björk Kolberg di Conscientious, il blog è una piattaforma online molto seguita. Quest'anno invece abbiamo ricambiato il formato un'altra volta ancora, sono diventati nuovi dei testi critici. Però diciamo, questo è un po' un pilastro dell'attività che facciamo, proprio perché ci permette di ribilanciare con le mostre quello di cui parlavamo prima, la mostra importante, il blockbuster. Poi c'è questo DRIA, sono due sale del museo dedicate solo a fotografi molto giovani, il 70% delle mostre che facciamo là dentro vengono dai portfolio che ci arrivano in questa tale call. Questo era Trip, un altro recente dedicato al viaggio, inteso come viaggio fisico, viaggio mentale, allo stesso tempo, quindi qua si bilanciavano un portfolio più di fotografia di viaggio vera e propria alla psichedelia, diciamo così. Una delle cose più belle che abbiamo moltiplicato è questo numero qua, di Neil Strindberg. È una storia molto affascinante, praticamente non vorrei dire una fesseria, ma era il 1917, qualcosa del genere. Comunque a un certo punto c'è stato qualcuno in Svezia, 3 persone, gli sono detti noi possiamo circunnavigare il Polo Nord con un pallone aerostatico. E dicevano non è possibile e questi hanno detto no, secondo noi ce la facciamo. Non ce l'hanno fatta, non sono mai tornati e lì è finita la storia. 45 anni dopo non avere un pigliaccio ti becca il luogo in cui questi si erano arenati, che in realtà non era così lontano da dove erano partiti, perché poi era veramente affazionato, il pallone perdeva, è finita molto in fretta questo primo tentativo, purtroppo. È una storia tragica, strappalacrime, però che è successo? Che questa nave un pigliaccio trova una bella scatola di metallo con dentro tutti i negativi, che era tutto il ghiaccio, quindi si sono conservati perfettamente. Un materiale allucinante, perché grazie ai negativi si è poi ricomposta la storia, c'era anche un diario, questi hanno vagato per 45 giorni in mezzo ai ghiacci cercando
di ritornare a casa con uno dei tre che era fotografo e ha documentato tutta la, tutto quello che è successo, insomma, uno dei portfolio veramente più belli che abbiamo mai pubblicato. E c'è una foto che è molto emblematica, è successo così, il pallone perdeva, è iniziato a scendere, alla fine sono dovuti atterrare. E c'è una foto meravigliosa, una sequenza, sono tre immagini. La prima c'è il pallone che si è poggiato sulla neve e sono tutti scesi e si vede il fotografo, ha fatto la foto, ci sono due che guardano il pallone così. E poi c'è la, loro rimangono immobili, non si sa per quanto, perché poi il pallone scende fino all'ultima che è completamente sgonfio, c'è solo il cestello. E loro sono sempre così, però guardano il fotografo. C'è un museo in Svezia che racconta questa storia, con un totale di 98 fotogrammi. Noi abbiamo fatto una selezione, però una cosa spaziale. E poi siamo arrivati alla primavera del 2013 con il secondo numero speciale della storia di Full Magazine, che si chiamava il Dummy Issue. Grande successo, sold out dopo circa 5 mesi, 6 mesi dalla chiusura che abbiamo tirato fuori. Infatti il motivo per cui non è qua, volevo portarlo perché non ce l'abbiamo neanche noi. Quante copie sta a fare per numero? Dipende dal numero, tra i 5.000 e i 7.000. Questo numero è stato fatto interamente a mano da voi, cioè storia è questa. Vi dicevo che lo facciamo parte anche degli organizzatori di Ansin, la fiera. All'interno della fiera Ansin c'è una cosa che si chiama Dummy Award, cioè è un concorso per i dummy, per diciamo così, il concept reale di un libro fotografico in potenza. Chiediamo alla gente di mandarci il loro libro, poi viene selezionato, il vincitore ha la pubblicazione del libro. Lecturis, quello che ci stampa il magazine, pubblica il libro di questa persona. E questo era, nel 2012 c'è stata la prima edizione. Grande successo, Shinji Otani, fotografo giapponese, vince la pubblicazione. E poi qualche mese dopo ci siamo ritrovati in ufficio con scatoloni alti così, di libri che ci erano stati mandati. E ci siamo chiesti, e che ne facciamo di questi? Li rimandiamo indietro, li mettiamo biblioteca, non lo so. E c'era un giorno in cui sei lì, sei in ufficio, ce li è lì, li stavamo semplicemente guardando, no? Questo è bello, questo no, questo è bello, questo no. E Marcel, il nostro direttore, ci guarda tutti e fa, ci facciamo un numero del mese con questi. Come un numero del mese? Facciamo un numero del mese. Partita la macchina creativa. E ci siamo detti, come fai a fare un numero di un magazine dedicato ai dummies? Cioè, che fai? Pigli le foto e fai un portfolio? Allora è un numero come gli altri, solo che l'hai preso gli altri. Allora ci siamo messi a discutere con quelli della cartiera e loro ci hanno detto, ma dal punto di vista pratico, se voi prendete tipi di carta dei dummy e ci fate una selezione, no? Cioè, come se fosse il libro però ridotto in 16 pagine, quindi usate la stessa carta che usate per un numero normale, però non viene rilegata nel formato del magazine, ma ci fai un libretto, tecnicamente i costi sono quelli, la di carta, inteso. E questo è stato il motore di tutto. Abbiamo selezionato, erano 9, sì, 9 dummies, trovato le carte, fatto una riduzione e calcolato col formato, cioè la domanda era se io ho un dummy originario che ha queste dimensioni qua e un portfolio di un magazine sono 16 pagine, non esiste una caterna, una quaterna, in realtà è un foglio intero di carta, no? Con quella quantità di carta, se noi cambiamo il formato stando a questo originale, quante pagine ci escono? Questo è stato il calcolo. E ognuno, abbiamo fatto un numero del magazine che è una scatola che si apre e ha il magazine normale solo la parte dei testi, quindi l'editoriale, le rubriche, le interviste, eccetera, eccetera. E poi ci sono 9 piccoli librettini che sono dei dummy dei dummy,
che abbiamo fatto cercando di imitare il più possibile quelli originali, che per ragioni di costi, perché questa cosa era... sì, mi hanno toccato nel fondo, credo, con questo. Abbiamo dovuto rilegare noi a mano perché non ci potevamo permettere di pagare il rilegatore. Comprese le scatole, cioè le scatole, no? Si fa il progetto, è una scatola aperta, nei fogli grandi, va presa, tolta dalla gabbia, ripiegata, tutto lo staff del museo, 5 persone per 2 giorni in cartiere, a piegare, ogni copia è stata fatta a mano, 5.000 copie. Però è un numero eccezionale, perché veramente lo apri e ci sono nuovi libretti dentro. E ci sono dei nomi qua dentro che hanno... che poi hanno fatto delle cose eccezionali. Ci sono lì, Yuji Hamada, è un fotografo giapponese, dove ha fatto un lavoro semplicissimo, molto zen, era un librettino minuscolo, di foto di montagne, molto belle, perché sono le visioni del Monte Fuji, no? Piena tradizione. Solo che si scopriva alla fine che non era assolutamente vero, perché era un foglietto così di carta stagnola con cui lui aveva composto queste montagne. Però una roba semplicissima, bellissima, noi l'abbiamo ricreato senza la carta stagnola, il danno vero e proprio c'era la carta stagnola originale, in copia unica esistente. Noi l'abbiamo scannerizzata, l'abbiamo ricreata. Quest'anno questo lavoro sarà presente al Festival di Vevey, Festival di Magic, si fa da Vevey in Svizzera. C'è questo curatore molto bravo, un grande genio, si chiama Stefano Stoll, e si è inventato questo format di festival per cui lui seleziona i fotografi e poi stampa tutto su palazzi, cioè si montano le impalcature e le foto vanno a tappezzare le facciate dei palazzi, pure usa questi enormi formati per terra, veramente un bellissimo esperimento di arte comune, di festival che può essere vissuto una vita fuori dal museo. Un altro come Max Pinkers o Oliver Hartung, abbiamo incluso qua un lavoro sulla Siria, adesso lo sentiamo sull'Iran, avere documentari molto, molto interessanti. Questa era la scatola. Prima del... questo è un altro numero per cui abbiamo pensato sicuramente al sesso, proprio spudoratamente. In realtà è nato così, poi si è trasformato in lussuria in senso un po' più esteso, perché c'è il sesso però c'è anche il potere, un certo tipo di lussuria per un'idea di potere, oppure c'è la lussuria per i libri, e c'è il lavoro di Paul Koech e del Kessels che si chiamava A Hundred Photographs, che è un po' era la loro ossessione per il libro fotografico. Un numero abbastanza particolare, però molto importante. Questo è il talent issue dell'anno scorso, stesso formato come i precedenti. Ah, questo è viene da Trip, del numero che parlavamo prima, questo è il lavoro di Edu Shea. Non so se sicuramente alcuni di voi lo conoscono. Lui ha fotografato Hollywood Boulevard da un lato e dall'altro, nel 1972, casa per casa, e poi l'ha rifatto nel 2004, casa per casa. Il lavoro si chiama Then and Now, e quindi il lato di sopra è un lato della strada e il lato di sotto è l'altro lato della strada, però si incrociano, cioè il senso di lettura è un posto. Il libro è meraviglioso, l'ha fatto Steidl in edizione limitata, sono delle stampe fantastiche. Sì. Ah, questo, eccolo, c'era, l'avevo preso alla fine. Questo è il pallone aerostatico precipitato. Ci rimane. E poi chiaramente alcuni si sono rovinati, no? Quindi c'è questo effetto molto alla Stephen G. Gill. Ante litteram, però diventa tutto molto astratto, loro cacciavano per vivere. Però da questo viaggio non sono mai tornati, no. Cioè non sono morti. Sì. Beh, sono i luoghi per ospitare. Sì.
interessante è che grazie alle, veramente grazie alle foto e diari, il museo che ospita questi negativi è un museo di storia, un museo che ripercorre tutte le tappe della civilizzazione, però un lato affascinante di tutto questo era il lato medico, perché poi il capo della spedizione era un medico, quindi i suoi diari hanno tutto quanto, quindi anche gli effetti per la ipotermia, insomma, una cosa particolarissima. Questo è numero speciale, numero 3. Magari, sì. Grazie. E questo era l'inverno scorso. Ogni anno, a fine anno, organizziamo una super mostra che occupa tutto il museo. C'è un momento in cui si smette di avere quelle 3-4 mostre in contemporanea all'interno dello stesso edificio, togliamo tutto quanto, c'è una mostra unica in tutto lo spazio disponibile. L'anno prima avevamo avuto Diana Arbus, l'anno prima ancora, se non ricordo male, non mi ricordo, l'anno scorso William Blake. Progetto super fantasmagorico. Eccetto un po' di Pietro, ci ha preso il Pietro. È bellissimo. È Topolino dietro, cioè, perché è la prima volta che abbiamo messo una foto nel retro di copertina. È una cosa che mi sono dimenticata. Non l'avevo mai fatto prima e abbiamo messo Topolino proprio perché quando l'abbiamo visto abbiamo detto è lui. Quelli di voi che conoscono Form Magazine sapranno che c'è pochissima pubblicità per scelta e per forza, nel senso all'inizio era una scelta, poi ci siamo ritrovati con nessuna pubblicità, ci siamo detti benissimo, allora non avremo pubblicità, e quindi quando poi è ritornata un pochettino di pubblicità l'abbiamo relegata alla fine del magazine, ci sono poche pagine destinate. Però il retro di copertina è sempre stata una pagina pubblicitaria molto importante, perché quella si vendeva un bel pacco di soldi, chiaramente dello standard, una catena di hotel. Invece per il Klein Issue abbiamo deciso no, via completamente pubblicità, è un numero speciale, la prima volta nella storia che facciamo un monografico. Ci piazziamo un'immagine dietro e abbiamo scelto apposta un'immagine di Times Square che fa parte del ciclo di foto che William Klein ha puntato sopra. Che cosa è successo qua? C'era una retrospettiva al museo, il museo colmo, stracolmo di immagini di William Klein, che è un fotografo molto famoso, uno dei nomi più importanti della storia della fotografia. Ci sono un numero indecente di pubblicazioni dedicate all'attività fotografica di quest'uomo. Ci siamo chiesti qual è il modo, o qual è, c'è se c'è, la possibilità di creare un prodotto editoriale su questa persona, che ha pubblicato ovunque, ha fatto 1000 libri, circa tutto, come possiamo farlo per farlo a modo nostro, per farlo diventare un magazine. Stravolgendo e intervenendo sulle opere, quindi una lunga trattativa con il mio plan, siamo arrivati a un compromesso per cui avremmo escluso il testo, normalmente noi facciamo portfolio, essay, critic, avremmo escluso tutto quanto, avremmo fatto quasi tutto il magazine dedicato solo ed esclusivamente alle sue immagini, tenendo dei capitoli, perché questa era una delle condizioni che lui ci ha posto, perché è una cosa a cui lui tiene molto, però allo stesso tempo prendendoci un po' più di libertà per fare un editing che fosse più elastico, diciamo così, più interpretativo. E quindi cercando di evitare una suddivisione di lavori per come è sempre stato conosciuto William Klein, cioè New York, Roma, Tokyo, la moda. Noi abbiamo preso tutti questi lavori, tutti i lavori presenti nel magazine erano lavori presenti in mostra, quindi qui abbiamo deciso di colleghiamoci al museo, anche in un certo modo. Abbiamo preso tutto quanto, abbiamo stampato piccolo, l'abbiamo sparso sul pavimento, in una stanza più o meno
grande come questa, e abbiamo fatto un editing di 92 pagine di portfolio in blocco unico che raccontassero tutti i suoi lavori principali. E così abbiamo, è stata veramente forse la seconda volta dopo What's Next, però la prima in questo senso, in cui abbiamo stravolto completamente l'impianto architettonico del magazine. Avere un certo numero di portfolio e poter fare un percorso di questo tipo. In questo caso no, abbiamo fatto 92 pagine di overload di immagini, in qualche modo, provenienti da tutta la sua carriera, e poi abbiamo focalizzato su alcuni lavori in particolare, cioè i contatti, i provini, cioè tutta una parte dell'opera di Klein in cui lui ha stampato tutti i provini e ci hanno dipinto sopra. I lavori astratti che fanno parte dei primi, le copertine di Domus, sono nati così, c'è stata una mostra a Milano, dove sono state tante copertine di Domus, sono lavori sull'ottica fondamentalmente degli effetti visivi. E poi abbiamo preso due film, un filmmaker, bisogna fare una presentazione da questo punto di vista, proprio i By Light e Mr. Freedom, che secondo noi sono i due film più importanti, più emblematici che lui ha fatto, e li abbiamo fatti diventare portfolio fotografico. Abbiamo preso delle screenshot, cose così. Per finire con Brooklyn, che è lavoro inedito, scattato da lui l'anno scorso a maggio a New York, ancora non pubblicato, lui ci teneva tantissimo, ci abbiamo fatto un piccolo portfolio. Gli unici due testi presenti all'interno del magazine sono un testo introduttivo che ha scritto, come sempre, Marcel Fay, il nostro direttore artistico, e poi è la trascrizione di una lunga intervista che c'è stata l'anno scorso a New York tra David Company e William Klein, che abbiamo intitolato Klein on Klein. È un bellissimo video, tra l'altro è in streaming su YouTube, dura un'ora e mezzo, in cui ci sono David Company e William Klein su un palco e William Klein racconta quella che è stata la sua vita. Come della volta in cui si trovò in aereo a fianco a Malcolm X e dopo 2 ore e mezzo di volo New York-Miami ebbe accesso agli allenamenti di Muhammad Ali, perché insomma c'erano un sacco di aneddoti, è bellissima da vedere, lui poi è un personaggio di tutto rispetto. Però a questo punto avevamo ancora l'unica cosa che abbiamo ottenuto sono state alcune delle features. Un magazine ha il portfolio, ha i testi, però anche un magazine, quindi aveva queste, le rubriche. C'era On My Mind, in cui chiedevamo ogni numero a 6 personaggi del mondo della fotografia o delle arti o della musica di prendere un'immagine. La domanda era, c'è un'immagine che ti gira in testa ultimamente, qualsiasi essa sia, scegliela e spiegaci perché. E questa cosa nel giro di 10 anni ci ha permesso di avere una collezione di cose molto divertenti. Tom Waits fa parte di queste persone, Sophie Cal, insomma, abbiamo un grande numero. Fatto sta che a questo punto abbiamo iniziato a togliere un po' di queste rubriche, è rimasta la photobooks, cioè le recensioni dei libri, però ci stavamo già chiedendo, ma forse possiamo sfoltire un po' la presenza di cose all'interno di questo prodotto editoriale e farlo ancora più focalizzato. E è stato un lungo processo che è avvenuto nel mentre che facevamo questo numero. Il ritratto è stato fatto da Anton Corbijn a novembre dell'anno scorso, poche settimane prima dell'apertura della mostra a Parigi, questo è William Klein come adesso. E fino ad arrivare qui, questo è l'ultimo numero che è uscito, che trovate qua, e questo è il numero veramente del cambiamento. Qua abbiamo stravolto veramente tutto. Abbiamo deciso che il Phone Magazine, per come ve l'ho raccontato fino adesso, aveva fatto
aveva fatto abbastanza, era compiuto come esperienza. In qualche modo ci siamo detti che il panorama stava cambiando, che i formati stavano cambiando. Noi continuavamo a ripetere un sistema, un'architettura che sì, poteva essere interessante, però non era più innovativa, non diceva più niente di nuovo. E quindi abbiamo iniziato a chiederci come potevamo cambiare. E dopo tanto deliberare, tanto discutere, ci siamo detti che avevamo bisogno di un periodo di transizione per capire dove volevamo andare. Per cui è venuto Under Construction. Under Construction. Abbiamo deciso di cambiare struttura di base, nel senso che non facciamo più 4 numeri all'anno, ma ne facciamo 3. Però abbiamo aumentato il numero delle pagine. Questo perché? Perché una delle voci più alte di budget sono le spese di spedizione. Sembrerà assurdo con tutto sto popò di cose, però in realtà le spese di spedizione sono una tragedia per un magazine che è distribuito in tutto il mondo. Quindi ci siamo detti che diminuendo di un numero potevamo salvare abbastanza soldi da aumentare il numero delle pagine e fare qualcosa di più. Quindi questo è stato. Adesso ogni numero è di 288 pagine. E abbiamo deciso di darci 2 anni di transizione in cui in realtà non c'è un formato, ma ogni numero è un evento a sé stante e si occupa di un certo aspetto, di una cosa che secondo noi è importante. Fermo restando il salvataggio del talent. Il talent rimane, quello è una delle 3 colonne, sembrava, secondo noi era importante. E l'idea era, il primo numero dell'anno può riferirsi a cosa secondo noi è da seguire nel panorama fotografico contemporaneo, noi come editor, come editors, come curatori e come creativi, secondo noi che cos'è la cosa più importante che c'è adesso? Un po' come il risultato di What's Next, di quello di cui parlavamo prima, no? Dove stanno andando le cose? E in questo caso è stato fatto questo numero. E poi ci siamo detti, il terzo numero dell'anno invece è un po' questa cosa, però non da noi. Dobbiamo chiedere a qualcun altro. Dobbiamo aprirci a curatori esterni, a guest editors, che lavorino con noi per darci un punto di vista diverso. Questo è quello a cui lavoreremo da adesso a dicembre. Perché è veramente una cosa in divenire. Per questo numero qua, vedete il sottotitolo è New Positions in American Photography, c'è un gruppo di fotografi basati tra Stati Uniti e Canada, ci sono anche altri nomi che fanno cose simili in Europa, ma secondo noi in maniera diversa, noi siamo focalizzati sul continente americano, che hanno un modo di fare fotografia, un modo di creare immagini che viene chiamato un po' il nuovo formalismo, anche se è una definizione abbastanza dibattuta ancora. In realtà si tratta di un gruppo di fotografi che è andato oltre il dibattito sull'analogico, sul digitale, sull'importanza dell'immagine, sul reale. La foto deve rappresentare il reale o non deve rappresentare il reale? È messa in scena o non è messa in scena? È fiction o non è fiction? Questo gruppo di persone ha detto, ma anche chi se ne frega, noi lo facciamo e basta. E il risultato è molto interessante, perché ci sono dei fotografi come Lucas Blalock, che si interrogano sull'essenza stessa dell'immagine nel suo confine tra reale e irreale. Tu è uno che lavora in analogico con una macchina molto vecchia, molto particolare, ma crea delle immagini che poi vengono stravolte su Photoshop, che poi vengono ripittate sopra, e il suo obiettivo è fare ridere, è creare delle cose visivamente interessanti. C'è uno come Daniel Gordon, che invece riprende un po' in mano tutte le tecniche manuali, la manualità d'avanguardia dei primi del Novecento, c'è tanto collage, tanta scultura, però con foto scaricate da internet in cui che lui usa per ricreare queste sculture che ricreano dei paesaggi fantastici. E ci sono Jessica Eaton, è una che lavora molto sulla formalità dell'immagine, in questo senso è vero, fa delle foto, c'è qualcosa qua, sì. Fa delle foto, vedete quel cubo sulla sinistra? Sono delle immagini che sembrano assolutamente digitali e delle elaborazioni
ne ho una qua, ed elaborazioni grafiche, in realtà lei crea delle foto, usa le lastre e crea dei colori che non esistono in realtà, perché usa i prismi, cioè prende un cubo di legno, quello è un cubo di legno, pittato di bianco a mano, usando i prismi e le luci, i tempi di esposizione, le temperature e colore, sovrappone la stesso plate più volte fino a creare queste forme e le sovrapposizioni di colori. Un lavoro totalmente analogico, non ha neanche un decimo di digitale. Questo per dire, tutte persone che si interrogano su questo confine, su questo contrasto qua. Un lavoro, sono tutti lavori decisamente concettuali, quindi questo secondo noi era un po' complicato perché è un numero abbastanza difficile. Quello che ci piaceva un po' di Phone Magazine è che per molti versi fosse molto accessibile, poteva esserci un lavoro più complesso da comprendere, ma poteva esserci un lavoro che puramente dal punto di vista visivo fosse puramente delle belle immagini, come dire, quello che ci piace alla fine. In questo caso le cose si sono un po' complicate, però è una cosa che sta succedendo, è una cosa che sta avvenendo e sta avvenendo negli ultimi 5 anni. Questi sono 9 fotografi, 7 di essi li abbiamo visti per la prima volta tramite il talent negli ultimi 5 anni. Quindi ci siamo detti proprio che c'era qualcosa che stava succedendo. Questo qua a sinistra si chiama Joshua Sitarella, è di New York. E lui lavora sull'immagine pubblicitaria, si interroga molto sul ruolo politico del corpo della donna nella pubblicità, sulle tecniche di advertising che vengono usate nella fotografia di moda di oggi, sul patinato, però queste sono sculture e poi le rifotografa. Quindi c'è anche questa componente in cui ci sono degli artisti per cui la fotografia è solo un metodo, non è più così importante. Veramente un distacco, in qualche modo, da tutta una serie di regole e di parametri che sia noi addetti ai lavori che gli artisti stessi hanno sempre pensato sono fondamentali, sono imprescindibili, perché noi facciamo fotografia, il momento, la realtà, Enrique Cartier-Bresson e tutto il resto. Finalmente c'è un'avanguardia che esula dall'analogico, dal digitale e da tutte le pippe che sono state fatte negli ultimi 10 anni sulla morte, la resurrezione e il futuro della fotografia. Loro semplicemente si divertono veramente. E all'interno del magazine ci abbiamo messo delle sezioni di testo, cioè non più degli essay che parlano dei singoli fotografi, ma abbiamo chiesto a un certo numero di esperti e di curatori di parlare dei temi. Chiedergli, se tu metti insieme queste 9 persone, secondo te cosa esce fuori? Perché sono importanti o perché non sono importanti? O quali sono gli aspetti da tenere in considerazione? E questo è un esempio dei testi, comunque il magazine lo vedete qua. Abbiamo usato Kito Steyer come spirito guida per tutto il magazine, ci sono delle citazioni sui testi che... che arrivano fino alla fine del numero, diciamo così, e questo è quanto. Quello che mi interessa e mi preme dire è che volevo che uscisse fuori un po' da questa veramente lunga conversazione, è che il FOAM come museo, come magazine, come tutte le attività, è una struttura ibrida, l'ho detta da prima, però è veramente ibrida nell'animo e nei suoi sviluppi. Progetti futuri sono 1000 e probabilmente ne verranno realizzati 5, però il lato positivo è che è una struttura che si mette in discussione continuamente. Il fatto che per 3 anni, per 10 anni una cosa sia andata bene, sia andata in un certo modo, non significa che deve continuare così, anche se abbiamo i soldi per farlo, sia perché secondo noi magari non è più importante, o molto più semplicemente alla fine della fiera perché non ti stai divertendo più. E allora c'è bisogno di rinverdire la cosa e partire da quello che non ti piace, come questo numero, è partito da cose che vedevamo in giro e diciamo, ma che è? Allora vuol dire che la devi affrontare, infatti alla fine ci è piaciuto talmente tanto che ci facciamo una mostra che apre a settembre. Però, per ora, diciamo così, proviamo queste strade possibili.
gli ultimi dei due numeri del Talent Issue e pensavamo che è bello anche solo farli andare in loop nel concludere un po' questa chiacchierata. Non so se avete delle domande o delle considerazioni di qualsiasi genere. Nella presentazione quello che sei riuscita a farci, diciamo, arrivare, secondo me, è la storia di un prodotto editoriale, diciamo, in salute, però dal punto di vista proprio di autocoscienza, nel senso che non facciamo che dirci, ripeterci, che l'editoria è un canale fondamentalmente terminale, in fase di autoestinzione, ma in realtà quello che ci hai mostrato sia come, a parte il prodotto finito, magari uno vede soltanto dal di fuori, ma anche nel processo ideativo, sembra un prodotto veramente vivo, cioè ancora all'interno di un discorso che ha senso fare, insomma, questo è molto bello. Cioè, è ciò veramente che mi ha affascinato molto nella presentazione, cioè è sembrato ancora un materiale su cui è necessario lavorare, che ha dei contenuti non banali, che stanno nel tempo, diciamo, che stiamo vivendo, che hanno da dire. Molto veramente questo. È molto bello, perché poi è questo il motivo per cui si fa veramente alla fine. Quando dici che si parla tanto dell'editoria che è in crisi, quello è bellissimo. Lo accennavo prima, prodotti di questo genere purtroppo adesso non sopravvivono da soli. Però riescono a sopravvivere ed esistere se diventano compagni, funzionali, accessori, paralleli ad altri progetti. E allora tutto insieme riesce ad avere una ragione di esistere. Lì la difficoltà. Però come puro prodotto editoriale il panorama è desolante. Ci sono delle difficoltà oggettive molto forti. Sì, ma sembra che semplicemente il mezzo ha meno senso di esistere così com'era, molto molto semplicemente. Però questo, cioè i modi che c'hai, le idee che avete, il modo in cui ci ragionate, mi dà quest'aria buona, cioè fresca, che fa capire che le cose hanno un modo di esistere, senza, cioè per una volta se ne sente parlare in una maniera vitale. Questo sì. Fa molto bene. Sì, infatti è piaciuto molto cioè anche quello che fate internamente nel ridiscutere anche il formato della rivista. Cioè che molto spesso, diciamo, l'umiltà di dire, cioè, che è necessario cambiare, una cosa che funziona non è detto che debba funzionare sempre, secondo me è molto importante, innanzitutto penso per il dialogo interno, per la vitalità stessa delle persone che lavorano, ma anche poi per chi come lettore, magari è vero che i lettori si affezionano dei formati, quello che ne abbandonano facilmente, però è vero che se il cambiamento è affiancato da una reale volontà di portare una contemporaneità, quello che è il discorso critico, perché poi secondo me dal punto di vista più dei contenuti quello che è interessante è come le maniere diverse in cui voi affrontate il discorso critico sulla fotografia, cioè il fatto di mettere 9-10 portfolio ha un taglio, comunque un taglio critico eccetera, quindi il fatto di iniziare a inserire dei contenuti critici è un costante cambiamento, una costante riflessione, secondo me è molto importante, perché non è detto che un sistema che funziona debba rimanere lo stesso per sempre, cioè ci sono modi molto diversi di affrontare il dibattito, quindi esatto. Questo mi sembra che funzioni molto, esatto. Molto bene. Ci sono modi diversi, alcuni ti piacciono, alcuni ti piacciono meno, ma tu fai sempre questa cosa per il pubblico. E quindi molto spesso lo devi fare semplicemente perché è tuo dovere, tra virgolette, sì, no? Sì. Se occupi questo ruolo devi cercare di esplorarle tutte, perché magari non funziona, te non
non lo pretendessi tu per mettere nella tua libreria, però magari invece è una cosa che funziona e ha senso, magari semplicemente in quel momento non la stai capendo appieno. Molto spesso ci chiediamo questo, se siamo noi che non capiamo o è proprio, ce lo chiederemo con tale, cioè, questo aneddoto simpatico. Ed è in realtà una cosa che c'è nel prossimo numero, c'è nel testo, perché ogni anno quando si arrivano le foto del talent ci sono dei temi ricorrenti e c'è il toto tema ogni anno, no? Vedere, ok, vediamo che cosa arriva. Qualche anno fa erano letti, materassi, letti, in ogni forma e maniera, letto sfatto, letto fatto, letto d'ufficio, letto d'ospedale, materasso per terra, materasso nella campagna, letti. Tanto che ci avevamo fatto il libro, alla fine, il primo e unico libro fatto da un magazine, si chiamava The Book of Beds, ed è un libro che ha una copertina morbida, materassosa, ed è una collezione di tutti i materassi e letti che sono... Perché noi sì, a un certo punto la cosa era, se va così tanto, ci sarà una ragione, ma noi siamo... Invece negli ultimi 2 anni è tutto un po' più triste, depresso, quindi ci sono un sacco di adolescenti di schiena, nudi nell'erba, nella neve, nell'acqua, pietre, tante pietre, montagne, prismi, tantissimi prismi. Cioè, ci sono queste categorie, no? Che poi tu ci ridi un po' sopra, in realtà sono anche un po' indicative di... Secondo noi, facendo proprio sociologia super spicciola, però di quello che tira anche dal punto di vista visivo. Però comunque un effetto, no? Nel senso il fatto che ci siano tanti materassi o tanti ragazzi, cioè nel senso che dipende da quello che evidentemente altre riviste o altri circuiti legati alla fotografia e all'immagine cioè, dicono che senso. Quindi, ecco, a me interessa questo aspetto, cioè, e lo trovo molto, molto, molto coraggioso, e, cioè il fatto di cercare ogni volta di sradicare determinati dogmi o appunto una determinata, determinate correnti di, non so, di consumo. Sì. Ed è una cosa estremamente appunto coraggiosa e poi che incide una forte responsabilità da un punto di vista dell'educazione all'immagine contemporanea, che è il forte problema che viviamo, però non solo in Italia, questo in generale. Ovunque, forse all'estero è un po' più codificato dal punto di vista accademico, perché si chiamano visual literacy, infatti. E c'è una scrittura accademica qua, da quel punto di vista, ma però è quello è uno dei nodi più importanti di tutta questa cosa, assolutamente. Quindi mi affascina molto e mi concordo molto quando dici sì, ci sono degli ritorno delle tematiche ogni anno e non è facile accorgersene, però dire, non lavorando in una redazione o in un centro come FOAM, ma te ne puoi accorgere anche da fuori, se in qualche modo ti interessi di fotografia, come una determinata estetica e determinate immagini diventano un must e vengono ripetute, copiate, rifatte. E non hanno corpo. Decontestualizzate, sì, non hanno profondità, non c'è la ricerca. Abbiamo un grande lusso, voglio dire, noi non siamo un'azienda che deve fare profitti, no? Il nostro obiettivo è la pura e semplice sopravvivenza. Questo è un vantaggio incredibile, innanzitutto perché ti toglie fuori da certe logiche di puro e semplice capitale che altrimenti ti tenderebbero le gambe. Da un altro punto di vista è molto utile perché ti permette di essere critico e ti permette di guardare queste cose con occhio cinico e assumerti anche una certa responsabilità educativa. Nel momento in cui
arrivano tutte queste submissions del talent, no? Alla fine la prima cosa che colpisce è che delle immagini ti devono entrare. Certo. Però dopo un po' ti rendi conto che molto spesso molti lavori seguono una ricetta, cioè come se ci fosse un qualcuno che vuole produrre delle immagini e che si è convinto o è stato convinto che se fa A più B più C più D più E arrivo ad F e questa cosa tira. E ti rendi conto che è proprio uno schema, dopo un po', quando in realtà quello che interessa a noi, un po' ci più sta cosa, però è l'anima di chi sta dietro, non l'abilità di chi lo suona. Hai qualcosa da dire, parliamo di immagini, quindi sentire che stai comunicando qualcosa, hai qualcosa da dire, sì. O stai cercando di dire qualcosa con le parole di qualcun altro, è una cosa che in fondo non hai mai capito neanche tu. E questa è per una questione di educazione visiva, di trasmettere con un metodo, con una certa insieme di regole, di tecniche, qualcosa che prima deve essere qui o che ti deve nascere nel frattempo, ma deve essere tuo, deve avere la tua firma, la tua calligrafia, la tua voce, se no... certo che sì, però se la sopravvivenza, cioè questo livello di sopravvivenza fosse garantito e fosse redistribuito, non ci fossero grandi concentrazioni, no, di capitale, di profitto e di consumo, forse le cose, cioè ci potremmo permettere più tempo tutti di riflettere sulle cose in maniera diversa, fare un uso diverso delle immagini, educare la nostra sensibilità e la nostra umanità, cioè non so, dico banalmente, no? Chi era Celant dell'Expo, no? Che cioè, c'è stato questo scandalo in Italia legato sempre all'Expo, per cui un curatore Celant aveva avuto una parcella, gli era stata data una parcella di 150.000 euro per una mostra che durava quanto? 20 giorni. Tra l'altro una mostra, cioè il titolo era tipo mangiamo bene, una cosa mangiamo allegri. Sì, sul cibo, la mostra sul cibo. Per cui ecco, ad esempio io immagino in realtà che dici no, ma a noi interessa sopravvivere, comunque sopravvivere, nel senso sopravvivere bene, dignitosamente, per poter continuare a fare quello che facciamo, e dall'altra parte invece grandi concentrazioni di capitale, che tra l'altro però non riescono a darti quello che un'operazione di questo tipo ti dà, perché è un'operazione che sì, ti condiziona la vita, è vero, però questa è una discriminante forte, è qualcosa che incide fortemente sulla qualità poi del prodotto, perché in qualche modo tu ti rivedi in questo e ti rappresenta da un punto di vista umano, cose che invece in altri casi non ritrovi. Cioè appunto anche in quei lavori fotografici che fanno A più B più C non ritrovi un rapporto, non puoi costruire un rapporto umano, non riesci a capire chi è quella persona. Però quello è un problema di coscienza, ma è un problema sistemico. Sì, certo. Nel senso, voglio dire, non voglio fare quella che finisce sempre a criticare l'Italia, per carità, perché non ho grandi desideri e riuscire a tornare a fare le cose qua. Però qua ci sono dei problemi sistemici enormi, per cui si finisce a Germano Cena, con tutto rispetto per una persona che Germano Cena, però voglio dire, da un punto di vista sistemico, quello in un altro paese come l'Olanda è inaccettabile socialmente, che succede la catastrofe, c'è una cosa del genere, c'è un senso di rigore morale molto forte. Per cui sono calvinisti, c'è un modo diverso di gestire le cose, non ho niente da nascondere, tu non mi guardi perché io non ho niente da nascondere. Sono così, ma sono così proprio dal punto di vista strutturale. E questo significa che un budget di 100.000 euro, 180.000 euro, con quella quantità di soldi ci fa andare avanti una struttura e ci paghi 150.000 euro. Esatto. Capito? Quella ci la faccia. Ci campi lo staff. Ci mandi avanti una struttura e ci paghi gli stipendi
ora non so fare un po' i conti al volo, ma fai un sacco di cose con tutti quei soldi, ma veramente tante, proprio perché la qualità, parliamo di fotografie, voglio dire, non siamo, sono belle cose da vedere, perché uno piace, alla fine torna questa cosa qua, quanti soldi mai ti serviranno per una cosa del genere? Ci sono dei costi di produzione, ci sono dei costi di gestione, è chiaro, c'è un budget, il progetto che fai ha dei costi più alti, va bene, ma tutto il resto, quindi sì, si tratta di tirare fuori queste cose da un certo tipo di sistema produttivo, ma anche di sistema morale. Secondo me è veramente una questione di coscienza. L'educazione all'immagine, visual literacy, come si chiama, cioè essere letterati, no? È come leggere un libro, imparare a leggere un libro, questa cosa qua ha a che fare con la coscienza, che tu la leggi e capisci quello che c'è scritto. È un po' una forma evolutiva, voglio dire, è un linguaggio visivo, ma è un linguaggio per cui ci si può lavorare. Nel momento in cui questo diventa schiavo di mille altre situazioni, di altri sistemi, di clientelismi, di favori, di personalismi, di drama queens, di star, finisce tutto. Voglio dire, i nomi dei curatori al museo non sono importanti, è la struttura. No, non è importante, magari io tra 6 mesi vado via dal lavoro che faccio, ma quello che faccio continua a esserci. E prima di me c'era qualcuno che lo faceva. È il progetto che è importante. Non sei tu che sei importante. Magari il fotografo sicuramente più importante di te, poco ma sicuro. Perché lui che lo fa, lo lei. E quindi quello sicuramente secondo me gioca una parte fondamentale. Poi si potrebbe aprire, no, la mega discussione, poi, sì, ma in Italia non ci sono i soldi, a mio parere è una grandissima fesseria, ci sono i soldi, e come? È che in qualche modo c'è un enorme dramma dal punto di vista di management, possiamo metterla. Sì, certo, è molto elegante, proprio. Però i soldi ci sono. Andassimo veramente a vedere i bilanci, potremmo fare un po' di cose. Sì. Sento un po', specialmente un po' questa cosa agrodolce, no? In cui sembra sempre che ci sia questa enorme forza opprimente che impedisce che vadano le cose, e prima gli davamo un nome e adesso ne diamo un altro. Però non se ne esce. È nel micromondo delle arti visive, che poi un micromondo non è neanche tra i più importanti, perché non è un bene primario, è un bene primario per l'anima di certe persone, ma vivi bene anche senza, stai a raschiare il bicio. O vai via. Però non la finiamo. No, è qualcosa di bello. Ciao a tutti. Ciao. 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 No, hai ragione. Queste grosse concentrazioni di potere, diciamo, agenzie che ormai, diciamo, le più piccole vengono assorbite da più grandi. Fungono, a mio parere, anche sono importantissime per veicolare appunto un certo tipo di, una certa standardizzazione, quello che dicevi tu, 1A più B uguale C, cioè questo deriva da, diciamo, colui che guarda le immagini in un certo senso portato a fare questo tipo di ragionamento in virtù del fatto che vede sempre la riproposizione di un medesimo schema e cerca di replicarlo, diciamo, in un certo senso in maniera inconscia, crede che replicando quello schema riesca ad ottenere il risultato. Però
Questo è un, diciamo, è un contesto nel quale può legato un po' all'idolia a livello globale. Ecco, non è che siamo solo noi in Italia ad avere queste grosse, diciamo, le agenzie ormai, i quotidiani prendono le foto da stock, insomma, sono tutte uguali da, in tutta Europa, diciamo, tutto il mondo le immagini. Questa particolarità, appunto, a tuo parere, di riuscire a creare un humus nel quale si sviluppi una certa visione critica all'interno di un contesto abbastanza degradante, come è possibile? Da... Guarda, secondo me è importante innanzitutto scindere i due blocchi, perché da un lato hai prodotti editoriali di questo tipo che sono più connessi a realtà museali, le potremmo chiamare fine art, posso ma non... Oh, certo. Però io dai, facciamo esterno, passo di qua, mi fermo, guardo questo e dico ma una schifezza pazzesca, capito? Perché io sono abituato a vedere certe immagini. Ogni giorno apro i giornali, vedo le stesse immagini che vedi tu ad Amsterdam, che poi sono sempre le stesse. Quindi automaticamente quando vedo per la prima volta queste immagini, senza alcun ombra di dubbio dico, cioè sono veramente robe improponibili, capito qual è il discorso. Questa è un qualcosa di assolutamente estraneo rispetto a quello che è l'educazione visiva che viene proposta quotidianamente, a mio parere, e quindi ci si deve porre in maniera assolutamente separata. Ecco. Sì, però... Le immagini appartengono a generi, cioè le immagini che vedi tutti i giorni sui giornali, in Italia, come in Olanda, come negli Stati Uniti, fanno parte di una categoria di immagini, che è la editoriale propriamente detta, il fotogiornalismo, che attraversa un dramma ancora peggiore rispetto a quello di cui stiamo parlando. Questo è un tipo di fotografia che anche quando è documentaria si presuppone un consumo lento, ok? Presuppone che tu magari che non l'hai mai vista, la vedi e dici mazza che schifezza, però ce l'hai e magari un momento ti prendi mezz'ora per guardarlo e leggere un testo che ti spiega la storia, che dice cosa succede, è un pinco panco qualsiasi che cerca di spiegare con parole semplici perché questo tipo di lavoro è importante, ti dà un retroscena. Come posso fare il parallelo? Come spiegare il suprematismo russo a uno che non ha alcun tipo di formazione storico-artistica? Vedo un quadrato nero su nero di Malevich, dico nero su nero che cos'è, però nel momento in cui inquadro questa cosa in un certo tipo di contesto ho degli strumenti in più per dire mi interessa o non mi interessa, non mi piace o non mi piace, perché quello scatta, quello è istintivo. Invece per la fotografia editoriale è ancora peggio, perché il sistema delle agenzie funzionava fino agli anni 90, i primi anni 2000 forse, però ormai anche quello non funziona più. Ci sono delle piccole agenzie, esistono, che sono quasi tutte, cosa molto interessante, a forma cooperativa, a struttura cooperativa, che offrono un certo tipo di immagine e di linguaggio visivo. In Italia è un buon esempio internazionale, lavora con agenzie come NOR, con altre cooperative, con la Prospect, fatte da fotografi veri, non stock photo, non l'immagine effetto, ma storie, che diciamo così, vedono il giornalismo e la foto editoriale come raccontare storie. E quindi c'è un certo modo di raccontare le storie, c'è un perché dietro a quelle immagini. L'editoria di massa invece, come i giornali nel 90% delle volte, seguono una logica meramente commerciale, cioè evento, mi serve un'immagine che mi fa vendere questa cosa. Cade l'aereo in Ucraina, c'è una foto in cui si vede un po' di sangue, che mi serve quella. E il linguaggio visivo a quel punto è quello. Il compito di una disciplina o di un'educazione visiva, quella di cui si sta parlando, visual literacy,
avrebbe come obiettivo fornire a un individuo le competenze e le tecniche per individuare i generi, per capire di che cosa stai parlando, per capire che questo tipo di immagine, come per i libri, questo è un romanzo, questo è un manuale tecnico, questo è una fiction, questo è Joyce. Riuscire a fornire delle cose è una cosa molto complicata, però è proprio un'educazione, un abituare l'occhio, è un qualcosa che ha molto anche a che fare con il sociale. Uno dei problemi, c'è un corso, ci sono alcuni corsi accademici a riguardo, e uno dei temi che vengono affrontati è rapportare, cioè vedere i pattern tra le pubblicità delle reti televisive più guardate, diciamo, e la tipologia delle immagini caricate su Facebook. È una roba sociologica, voglio dire. Però a chi si occupa di immagini, di linguaggi visivi, permette di capire tutta una serie di cose, permette di capire i linguaggi, che linguaggio stai parlando tu che scatti sta foto di te stesso in questo modo. Stai replicando quel modello là. Lo fai in maniera cosciente? La domanda sarebbe questa. Sì, no, forse. Sei cosciente che sia un modello? Sei cosciente che sia una cosa che appartiene a un disegno più vasto? È molto interessante da quel punto di vista, però quando parlavo di questo tipo di cose dicevo è un lusso proprio perché stai in una nicchia e si può permettere siamo noi e c'è Aperture Magazine, tutti messi insieme faremo una tiratura di sì e no, 10.000 copie l'anno, non è niente. È proprio fatto per gente che sa di cosa stai parlando e gli piace guardare queste cose. Una delle grandi sfide è cercare di allargare questo circolo, esattamente quello che dicevi tu. Come fai a suscitare interesse, a suscitare curiosità, a far arrivare delle storie? Ci sono dei metodi base di comprensione e di comunicazione che andrebbero seguiti nella fattispecie. L'ultimo numero è un numero complessissimo, molto difficile, proprio dal punto di vista visivo. È come se facessi, tornando all'esempio di prima, un intero numero sul suprematismo russo. Magari ne becchi un paio che si avvicinano alla cosa perché rimangono flashati dall'impatto puramente visivo, ma un paio è una cosa molto complessa che ha bisogno di una sovrastruttura per essere compresa. Un lavoro magari come quello del pallone aerostatico che precipita è di più immediata comprensione, sia dal punto di vista del linguaggio visivo, perché ha a che fare con la realtà, che alla fine ci torniamo, racconta una storia che tu puoi capire, sia perché è meno pretenzioso. Magari un certo tipo di scelte cerchi sempre un po' di bilanciare. Quello che si faceva prima era le bilanci insieme, metti la cosa assolutamente comprensibile e la cosa un pochino più complicata, però allo stesso tempo cerchi di fornire delle linee guida per la comprensione, sperando che questa cosa funzioni. Dal mio punto di vista è una roba che va iniziata nelle scuole. Cioè, io ho una formazione da storica dell'arte, ma onestamente mi rifiuto di parlare del lavoro che faccio, delle immagini che pubblichiamo in termini artistici. Ci sono delle volte che ti sembra che sì, effettivamente c'è qualcuno che sta spostando il limite un po' più in là, si può parlare di avanguardia, ma la maggior parte delle volte ci sono esseri umani che fanno delle immagini per raccontare delle storie, punto. Ed è la bellezza, secondo me, è tutta là. È molto più semplice di quello che sembra, quindi non c'è bisogno di trascendere quando si parla di immagini, sempre comunque e dovunque. Si possono spiegare, si possono raccontare. Un'immagine ha una composizione, ha dei toni, ha delle cose che possono essere descritte, quindi penso che questo possa essere insegnato, siccome puoi insegnare i colori caldi e i colori freddi.